Ciao amici di Twitch, bella lì, condividiamo la Leivoz. Quella voglio comprare, guardala. Che cos'è che è? Sky Active, che macchina è? La Mazda. Andiamo subito a comprare questa Mazda. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, grandissimi. Come state? Come state? Buon 1º maggio a tutti. Voglio comprare questa Mazda. Voglio comprare questa Mazda. Ok, Stream Element oggi non sta facendo il suo lavoro. Tanta roba sta Mazda, eh? La condividiamo, bella. Ok. Ciao amici! Allora ragazzi, oh! Ah, non avevo attivato la telecamera, scusa. No, tutte le volte. Ciao Stream Element, ciao amici di Twitch. Allora, io ho visto adesso quella meravigliosa Mazda. Allora, voglio fare una cosa del genere, ragazzi. Questa è esaurita. Compriamo automobili. Vediamo se è la festa del 1º maggio. Buona festa a tutti, amici miei. Ci hanno cambiato la macchina. Eh sì che ce l'hanno cambiata! Eh sì che ce l'hanno cambiata! Raga! Il mondo dell'automobile è nato con lo suo sviluppo estremamente competitivo. Questa suonatura rende i successi di Porsche negli anni 80 un vero miracolo. Una Porsche, raga! Porsche ha vinto la Le Mans. Ciao, Sharder! Guarda che cosa hanno messo oggi! Con la 956, non ci credo. La 956C, ciao Bruschetta, ciao amici, ciao Sharder, la sua evoluzione ha vinto poi altre volte l'Aleman. Uella Davide, grande Davide, Davide anche lui su Twitch, grandissimo, ciao amici di Twitch. Andiamo a farci un giro con questa qui. Mamma che regalo di 1º maggio. Devi farti vedere la livrea della Super tu devi far vedere la livrea della Supra. Quale? Quale amico mio? Guardate, ragazzi, rullo. Rullo di tamburi. Rullo di tamburi. Guardate la Porsche. Ciao, amore mio. Guarda cosa ho comprato, tata. Guarda cosa ho comprato. Ciao. Io sono senza cash su Gran Turismo. Ciao Monster! Ciao Monster! Ciao amica! So che ti salutano, mo. Sta andando via, non aprire la porta! Bella! Bella Monster! Ah no, non ho attivato la. Ciao ragazzi! Ciao amici, buona festa a tutti! Chiudi le tende, amore mio! Così spacca proprio! Bravissima Sprime! Oh! Bom bom, a posto, amore mio! Grazie! Ho modificato la. Tutto bene, grazie, tutto bene! E ho appena comprato. Monster! Poi c'è Ciao Sharder, Sharder, poi c'è Bruschetta Bruschetta, ciao. e poi fammi vedere. E poi Davide, ciao Davide, Davide, Davidino. Allora, Monster, ciao Carla, bella Sharder, una volta. Ci vediamo dopo. Davidino.
Shard, io non ci vedo più, ragazzi, sto diventando Sì, vecchietto. dai. C'è anche Streamlabs. Sì. Ci vediamo Ciao, dopo, amore mio. ok? Buona Ciao, amore. spiesina. Ciao. Ciao, Non tesoro. mi dai neanche il Ma te bacino. l'ho già Ma ne dato. voglio un altro. Ciao. Vai, che mi ha fatto le cuffie. Mio Dio, chiudi la porta. Adios, amigas. Ok, sto facendo i menu. Oh, bravo Monster. È della Toyota Supra. Sharder dice che c'è un coso della Toyota Supra. Supra. Ce l'ho la Supra. Vado. Adesso andiamo a scaricarlo. Allora, vuoi usarla? Assolutamente sì. Assolutamente. Guardate, guardate, ragazzi. Le abbiamo comprate tutte. Mio Dio, ma quanto è bella. Vediamola nell'Escape, sta macchina. Scusate, eh. Dopo andiamo a vederla a Mitico Sharder. Guarda. Tanta, tanta. Guardate le gomme che sono anche inclinate così, perché poi quando va, chiaramente l'angolo si inclina, eh? Assolutamente. Ma tra l'altro nell'abitacolo la guida non è in centro, è sulla destra, è un abitacolo piccolino, potevano metterla in centro. Fa ridere. Vedono che fa ridere, ragazzi, lì nell'angolino. Potevano farlo in centro, no? Ma quanti bei camion. Eh sì, arrivo io. Autogrill. Bellissima. Marco Trans che arriva all'autogrill. Bello, bello, bello. Allora, prima di tutto, andiamo a vedere che cosa monta. Ok, amici miei? Beh, limitatore lo compriamo sempre. C'è anche un bel turbetto, eh? Com'è andata? Com'è andata la festa, ragazzi? Tutto bene? Le compro già perché poi dopo devo stare lì tutte le volte a comprarle. Questo me l'hanno detto che è solo per il drift. Andiamo subito a provarle, ragazzi. Andiamo subito a provarla perché questa è una macchina da Le Mans, eh? Quindi la proviamo a Le Mans. Al massimo della difficoltà, ok, amici? Vediamo come tiene sto mezzo. Vediamo un attimo, raga. Dopo andiamo a fare quella roba lì su a Sharder, eh. Oh! Allora, non frena tantissimo. Ho anche esasperato la curva comunque. Ah, mi mette contro la Tomahawk. Questo mi ha buttato fuori. Ok, bello. Comunque ha. Vabbè, è vecchia, sì, ha cambio a mano. Quello è vero. 5 marce. Ha le marce lunghe, eh. 3,30? Viaggia sta Porsche! Viaggia sta Porsche, amici! Ciao, ciao, benvenuti a tutti ragazzi! Scrivetemi in chat così vi saluto, eh! Anche con il turbetto alle basse, eh? Sentite come. Guarda come mi mangio l'Audi! Ciao Audi! Ciao! Ciao Audi, ciao! Oh! Tanta roba, amici miei! Tanta roba sta macchinetta, eh! Caspiterina! Ieri c'era un ragazzo che mi chiedeva com'era la Mercedes, l'ho comprata, molto bella, molto bella. 400.000.
qua. Allora, vi devo dire la verità, molto bella. Molto bella. Marce basse, ma velocità alte, eh. Marce basse, ma velocità alte. Sì. Siamo difficile, eh. E me li sto bruciando. Questa è la Peugeot 908, che tra l'altro non so se ce l'ho. Vedete la seconda, raga? Madonna, la terza, come viaggio, non sono stato attento, eh. Come ha aperto la terza. Ma che roba, 240 all'ora la terza. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Da tenere un po', è un po' difficile, ma non perdona, avete visto quanto mi hanno dato via. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Dobbiamo fare qualche gara con quest'auto, assolutamente sì, bisogna che la compriamo tutti, raga, eh. Questa è bella tosterella, eh. Tanto 1,5 milioni, ragazzi, fate un paio di volte Tokyo e la comprate, eh. Quindi anche tu, Monster, mettiti, ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, mettiti a farmare un po' anche tu, Monster. Io ce l'ho quella Porsche, si vince, bella, si vince, non ho letto tutto il messaggio, si vince. Ah, ma era una Monster, ma era una di quelle che avevano già messo, questa Porsche? Era una di quelle vecchie che hanno rimesso ancora? Perché io non ce l'avevo. Caspita, se i primi mi hanno dato via il primo pezzo, eh. Per un piccolo errore, eh. O l'hai comprata adesso, Monster? Ciao amici di Twitch, ben arrivati ragazzi, buon primo maggio a tutti. Cioè vedete, vanno via. Poi quando arriva la quarta, ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, quando arriva la quarta me li bevo proprio a colazione. È qui che avevo sbagliato prima. Prima e seconda, da panico, eh. Da quarta a quinta comincio già a vederli che arrivano, eh.
Ah! Cannata proprio. Madonna. Prima, seconda è... Ciao amici di Twitch, amiche di Twitch, benvenuti e benvenute ragazzi. Buona primo maggio a tutti e a tutte. Come scivola sta macchinetta. Vai, dai gas amica. Qui mi ha tamponato quello dietro, eh. Qua ancora. Devo fare le traiettorie del cavolino di Bruxelles. Bella lì Davide, grandissimo. Intanto io corro a 320 all'ora, 330. No, a 5 marce comunque. Dai che ti prendo. Sento l'odore della tua benza che brucia. Vedete, mi vanno via, eh? In accelerazione, perché in accelerazione non è sto granché. No, non è che sto granché, è che in accelerazione... Vai Frac, grandissimo! Ciao, come stai amico? Buona festa a tutti, raga, eh? Allora, guardate cosa ho comprato. Grandissimo, Frac. Oh, ho sbagliato. Per farti vedere la macchina, ho cannato. Adesso ce la beviamo. Ho cannato troppo in fretta, Frac. Ho comprato 1,5 milioni l'Audi dell'Aleman, grande. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Qui mi ero un po' incartellato prima. Guarda, 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 guarda. Dai! Ma perché mi hai fatto codesta cosa bruttissima? Dai, e girati! No, ragazzi, che roba brutta! Finire la Le Mans così! Si è infervorata la mia macchina. Dai, 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 andiamo a vedere se riusciamo a recuperarli. Caspita! Ah, dobbiamo rifarla! Allora, contiamo che è una Porsche, eh? Quindi tante cose la Porsche le fa. Bisogna prestare attenzione. Guarda qua che mi vengono addosso. Guarda qui che fine gara emozionante. Che fine gara disastroso, direi io. Mamma? Che fine gara disastroso, amici miei! Madonna! Tre giri da primo a nono! Incredibile, Frac, incredibile. Non me la sarei mai aspettata quel giro che ha fatto. Fammi vedere un attimo come ha fatto a girarsi, scusami un attimo, perché magari sono io che ho dato troppo gas, o magari qualcuno che... Oh, un bel bigliettino della roulette. Dopo... Allora, bella è bella, ragazzi. Questa dovrebbe essere la livrea di una volta, tra l'altro. Poi andiamo a vedere anche magari le livree se c'è qualcosa di più figo. Però è bella questa della Rothmans, eh. Dovrebbe essere quella proprio...
che hanno usato all'Aleman. Già partiamo a fuoco perché non conoscevo l'automobile. Allora, andiamo al terzo giro. Allora, bella è bella, eh? C'è poco da fare, nessuno può mettere in dubbio che quest'auto non è bella, eh? Sì, è bellissima Monster, è vero. Allora, rispetto alle Porsche che di solito sono un disastro da tenere, si viaggia, cioè si guida anche bene, eh? Si guida anche bene, bella tranquilla, rilassata, non fa cose strane, però la... adesso mi si è incartellata qui nella curva, volevo proprio vedere, o mi sono un po' rincoglionito a far vedere la livrea. Sì, mamma, grazie, un bel cafferino. Eccola qua, forse qui. No, l'avevo passato. Adesso la rifacciamo, eh. Dopo andiamo a vedere la livrea della Supra del mitico Sharder e poi vi faccio vedere, penso che voi l'avete già vista tutti, ma vi faccio vedere la livrea che mi ha fatto per la Subaru, che ad oggi è il mezzo più figo che guido. Roulette 4 stelle, sì. Anche tu? O stavi dicendo la mia di prima, Monster? Ciao amici e amiche di Twitch. Guarda qui come l'ho passato. Buah! Ah, stai aprendo, anch'io ho un 4 stelle. Dai, dimmi come va a finire il tuo, poi vedi il mio. Buah! Vito Ferrari, buona, perché guarda che al 5. Ciao, ok! Anche senza buona niente sono comunque il numero 1. Grande K! è vero. Eccolo qui! Ah no, è stato un errore mio, raga! Solo esclusivamente un errore mio! Poi mi si è infervorata sul muretto! Guarda il tubettino di scarico di fianco, tanta roba. Grande, tutto bene. Sto pensando come farti la tuta da gara. Oh amico mio. Allora. Tre inviti, bella. Le ultime tre di che cosa? Scusami, Monster. L'alemano è un po' come il Nürburgring, eh? Faccio una fatica a leggervi. Ehi, Ciccio, se non mi butti fuori, magari facciamo anche prima, eh? Te capisci, Ciccio, là? Toma, ciao Toma. Adesso dove li passo? Oh. Ciao amici di Twitch, inizio gara interessantissimo, che questi mi frenano davanti, dopo loro vanno e io sono lì a arrampicarmi sugli specchi per riuscire ad arrivare dove sono loro. Buona festa del 1° maggio a tutti, amici miei. Guarda come frucia la toma, oh. Sei famoso, Marco. Oh, grazie. Dove? Dimmi dove e quando. Che ti do il mio IBAN. Se sono famoso, gente famosi c'è sempre un sacco di soldi. Dove? Ok. Dove sono famoso? Perché hai detto con questa affermazione molto gentile, molto bella nei miei confronti? Nel gioco dici, beh, nel gioco Marco Drums Games è una leggenda. A livelli di Michael Schumacher, Hamilton, nel gioco solo, eh. E neanche così tanto sinceramente, però ciao amici di Twitch, scusate, ho dato una cavolata e gli ho dato il giù. Bella lì, certo amico mio. Mm.
charter. Sì, arriviamo anche a 20, anche a 30, però dipende tanto da tante situazioni, amico mio. Però l'importante è che ci divertiamo anche se siamo in due. Oh, 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 vedi? Vedi che questa curva... Ah, un'altra volta! Poi non rientra. Allora, la Porsche fa schifo a rientrare, eh. Allora, in questo caso, ognuno di noi... Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze, buon primo maggio a tutti, buona festa, la passiamo a correre un po' insieme oggi, eh. Allora, normalmente cosa si fa? Si esce... Sì, Sharder, mamma mia. Ma non ho capito perché con questa macchina qua, non ho mai problemi. Sai che con quell'altra da... Cos'era? La McLaren BMW? Non avevo sti problemi, oh, sta Porsche sta facendo tribulare un po'. Sai che cosa voglio fare? Voglio prendere la BMW McLaren e fare subito dopo la Le Mans uguale. Voglio vedere tra le due macchine la differenza che c'è. Perché secondo me questa qua viaggia, eh. Per viaggiare viaggia, ma non... È sempre una Porsche. È quello che voglio farti capire. Faccio sempre una fatica a tenere strada le Porsche. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Vedi? Cioè, quanto devo frenare prima? Non si capisce. Anche questa seconda strana. Ciao Nick, grandissimo, grazie mille Belè, ti sei iscritto, bravissimo, grande. Ciao Nick, dai che ci facciamo una bella corsetta insieme. Grande, grande, grande. Benvenuto, benvenuto nella community di Marco Drums Games Channel. E tutti gli amici, siamo tutti amici qui, ragazzi. Se volete giocare con noi, poi ci organizziamo, eh. Oh, Dottor Master, amico mio. E non lo so se è una buona idea lasciare il caffè qui caldo. L'altra volta me lo sono ribaltato. No, lasciamelo. Portamelo dopo, per piacere, che mi... Ciao, ciao. No, riesci a metterlo lì? Ecco, bravissimo. Oh, grazie. Grazie, grazie, grazie. Ciao Nick Player, grandissimo! Ma ho frenato, chiuderla proprio. Un millesimo di anno prima. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Ok, 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 raga. Vediamo se riusciamo a prendere i primi tre in un giro. Frena. Caspita. Dai. Mamma mia, di prima e seconda è un disastro. Dottor Master, guarda che macchina ha comprato. Guarda, guarda qui. Beh, non si vede un granché perché c'è il sole. È la Porsche dell'Le Mans. Non mi ricordo di che anno. Un milioncino e mezzo, l'hanno messa oggi tra le auto storiche, amico mio. Grande Nick, che sei arrivato con noi oggi. Vedrai che facciamo delle gare pazzesche, dopo andiamo online sicuramente. Col mitico Char. Ah, l'avevi già presa. Ah, ma scusate, ma era già uscita sta macchina allora? Visto che tu e il mitico Monster l'avevate già comprata. Era una macchina uscita già ai tempi? Io non l'avevo comprata. Ieri notte. Ah, ieri notte l'hai comprata. Ah, ok, ok, grande, grande. Ah, era già uscita allora questa qui. Adesso cominceranno a rimettere quelle che erano già uscite anche prima, Qui è la curva maledetta, No, qui no, siamo già oltre. Ah. Memoria di fuoco! Oh raga, sta macchina è... Adesso vi voglio farvi vedere. Ah, ok.
Ah, ok, perfetto. No, pensavo che l'avevano messa, sai, magari altre volte. Non è che me le ricordo tutte, eh. Allora, non è male, eh. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Non è male, ma frena veramente poco. Frena veramente poco. Poi a livello terza, quarta, quinta è spettacolare. E sbanda un po', sinceramente. Non fa le cose della Porsche stupide che va via di dietro o quando vai a frenare si imbarca a destra e a sinistra. Quello no, perché questo per tenere tiene bene. È anche abbastanza al cordolino. Però dopo voglio andare a prendere, ragazzi, la McLaren BMW, che ha fatto l'alemana anche lei, e farvi vedere la differenza, perché secondo me, non vorrei dire stupidate, ma andava meglio quella là, almeno col mio stile di guida, eh. Una gara personalizzata. Oh, aspetta, per leggerti non ho guardato la curva. Oh, una gara che ti consiglia il gioco. No, è l'alemana. Vai a fare la gara dall'alemana e fai il gioco gara singola, livello difficile. Quindi i bot vanno forte. Ok, dopo andiamo a vedere la livrea, grande Charles. Della Supra, hai detto, eh? Sì, è una garetta come se amichevole, ecco te, dai. E poi questa macchina faccio una fatica a tenerla in strada. Non è male, ragazzi, non voglio dirvi che non è male, perché poi quando prende il via qua è una bomba proprio. Però da tenerla in strada, i freni potevano mettergli. Comunque oggi ho fatto una partita di campionato a calcio verso il Borsa. Bravo, bravo, bravo Monster. Toyota FDC Vision. Tu dici che la Vision va meglio? Toyota FT1 Vision. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo Monster. Madonna, prima e seconda, che roba. Ma dai, ma come fa quello lì a tenerla così? Come ha fatto a tenerla così con la curva lì? Che la mia va fuori. Ma qui, se non do giù gas. Oh, grande! Io sto tribulando qua con. Qual è che dicevi la macchina? La Toyota? Caspita, ragazzi. Tenerla in strada sta macchina è. Quella lì, la TS050 Hybrid della Toyota? Dai, non è stata una gran. Beh, terzo. Allora. Intanto il gatto se la dorme. Andiamo a prima di tutto a prendere il biglietto, che magari ci dà un po' di soldini. Monster, ti sei perso una GR potente, amigos. Quale, 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 quale? Quale Sharder? Qual era la GR3? Andiamo a aprire il biglietto, ragazzi. Buon caffè a tutti, buon 1º maggio. Bugatti ce l'ho già, non darmi il biglietto.
Sì, macchina! Sì! Ma mi ha dato la Subaru! Che macchina è? La M6, ce l'avevo già! Ce l'avevo già! Bella, bella! Bueno, certo che è bueno! Quando... Tanto prima o poi apriranno che si possono vendere, le macchine doppie. Eh sì, è buono sì! Ce l'avevo già, la M6! GT3, perché le GT3 le ho comprate tutte! Però raga, a gratis, certo che è buona, Allora, volevo farvi vedere subito, tra l'altro ieri ho preso l'Alpine e non era niente male, Ieri diceva che doveva prendere un'altra GR3 che con la Corvette non era veloce. Ah sì sì, Monster. Come si possono vendere le cose? No, non si possono vendere. Per adesso non si possono vendere, bisogna aspettare che faranno la patch come hanno fatto per altre cose che poi si non so, c'è tipo il mercato dell'usato. Io ho questa dicevi, Sharder, la R18 TDI, 3 milioni, no questa io dicevo. Tra l'altro andiamo a vedere un secondino Ino. Perché questa qui mi piace davvero tanta la livrea, tanta livrea. Però andiamo a vedere che cosa ha fatto la community. Ah, devo andare a vedere la livrea di Sharder, ragazzi, Carina questa verde. Sì, questa vedi, è BMW Motorsport, quella vecchia, come quella... Non la Toyota VGT. La Toyota VGT Vision. Sì, no, questo lo sapevo. Voglio... VGT Vision, io ce l'ho la Toyota VGT Vision, Marlboro, bello, stavo vedendo un po' le livree che hanno fatto la gente, a volte ne fanno di belle, Sì, no, Sharder, adesso andiamo a vedere la tua, aspetta, volevo far vedere la gente, vediamo un attimo, oh wow, bella, ti spendo volentieri 14.000. Bella, bellissima. No, scusa, adesso dobbiamo vederlo. Perché volevo far vedere questa macchina su quella pista, no Sharder, così almeno gli amici vedono che non sono senza mani, nel senso che la so guidare, che la Porsche è sempre una Porsche. La Porsche è difficile da tenere in strada, la Porsche è tanta roba. Intanto mi pettino, Il cartello oggi è un po' in ferie, vedete che è un po', si è un po' messo tutto storto. Molto bella questa livrea, Sharder, dovresti prendere anche un po' spunto, anche se le tue sono fantastiche, quindi continua così. Livello massimo di ricompensa, quindi loro sono belli tosti, raga, Dai che vi voglio far vedere, bella sta livrea, bella, l'ha fatta un tedesco. Ok, stessa pista, auto diversa, raga? Ciao, amore mio. Allora, già potete capire che a livello freni... Porca loca! Ma dai, ma no, ma qui mi hanno tamponato, ma andate da quel paese. Cioè, già lo capite che a livello freni siamo su un altro pianeta, Già che mi parte dalla terza alla quarta... Io vorrei capire perché, però. Cioè, vedete che è proprio molto più, porca vacca, anche questi qua che si infilano davanti, io elevati te, per fare il dito l'ha dato a sbattere contro Garrei. Ciao amici di Twitch, comunque vedete che l'altra qui gli davo paga, 3,20 viaggia l'altra, certo che gli davo la paga.
Vedi anche la Lexus, eh? Bellina anche la Lexus, devo dire. Io a questo punto ero già tanto più avanti, rispetto a questa BMW con la Porsche. Però la Porsche dopo si fa fatica a tenerla dentro in strada. E quella è la vera problematica, per quello ho voluto farvi rivedere la Le Mans con questa macchina qua. È molto più fluido il gas, vedete che non mi vanno via. Invece di là mi davano via, poi quando entrava la quarta e quinta, di là fuoco proprio, ai rapporti belli lunghi. La io parlo della Porsche. Vediamo un attimo, perché comunque questi qua non è che proprio li sto prendendo, la ricordavo un po' meglio sta Porsche, questa BMW. Ecco qua, loro la fanno a fuoco, avete visto raga, ho voluto stare come la fanno loro, ma è impossibile. Cioè loro come cavolo fanno a tenerla così? È assurda sta cosa. Cioè l'ultimo pezzo, Sharder, ce l'hai visto? L'ultimo pezzo loro lì lo fanno a cannone. Ho voluto provarlo a farlo anch'io a cannone perché mi ricordavo che con questo la facevo a cannone, ma invece no. Adesso non frena neanche più, prima frenava. Ah, difficile. No. La patente, le patente ce le ho tutti. Che patente devo fare, scusa? C'è la patente da Alemanno? Non l'ho mai vista. Le patenti le ho fatte tutte, non a oro. Ma tutte le patenti, Tutto il gioco è fatto. Marco Drums Game. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Quella che... No, l'ho più fatta ieri io. Ieri non c'eri? Qui ha fatto le gare col mitico Shard, ma c'eri anche tu, scusa Monster. No, stamattina ho farmato un po' di soldi e poi basta. Dopo oggi, il 1° maggio, abbiamo fatto la grigliata. Non sono uno youtuber da 26 ore. Non tutta la live. Ah, ok, no, abbiamo finito io Sharder a fare Nürburgring. Bellissimo, tra l'altro. L'ultima è stata... Vai a vederti il pezzo finale della live di ieri, che sono tutte registrate, vai su YouTube, poi quando non sono online, poi va quel tipo che è andato dritto, va, avete visto che casino? Che casino che è com'è? È stata veramente bella la parte finale del Nürburgring di ieri. Io e Sharder, e quindi no, non ho più fatto la patente, oggi sto facendo questa. Solo che adesso mi sta facendo girare le scatole anche sta macchina che la vincevo facile, il Nürburgring qua. Nürburgring, scusami il...
Avevo tra l'altro preso anche quella diesel dell'Audi. Proviamo a vederla così, magari riesco a... Finalmente ho un po' disimparato a guidare da dentro, non ho capito sta cosa. Ciao amici di Twitch, ben arrivati ragazzi. Possiamo ancora fare abbastanza bene, eh? Devo recuperare nell'ultimo pezzo guidato qua. Sì, sì, va bene. C'è anche Charder. Vedi? Io devo frenare di brutto, loro non frenano qua. Sì. VRZ. Barozzo, va bene Monster. Poi Charder, che pista facciamo? Ma che stronzo, va 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 ciccioriccio, va va che mi viene ancora addosso e basta, smetti, ti ho pazzato, bot. Peggio della gente online, oh. La pista di ieri? Che pista era? Non me lo ricordo. Vabbè, di Ashard tanto la fa lui la lobby. Provi a fare un po' di gare prima, dopo andiamo online, perché sennò non riesco a... Allora, dai, vai dentro, ma cosa c'hai? Ah, cioè, cacchio. Dai, 7 secondi riusciamo ancora a prenderli, eh. Però non devo più fare queste stupidate di andare fuori strada. Sì, sì, dopo, Charder. Non adesso, adesso devo fare un po' di roba. Facciamo verso le 5, dai, così. Dobbiamo comprare un po' di macchine, dobbiamo provare un po' di roba. Ti dico la verità? Spa è una bella rottura di scatole. Dipende con che macchina la fai, Spa. Se la fai con una macchina che tiene bene è anche divertente, se la fai con un catorcio ti fa passare la voglia di giocare. E pensa che bisogna farla per la patente finale col bagnato, là quella macchina lì che io ho visto 100 milioni di persone sclerare dietro quella pista e quella macchina. Che poi ho visto e ho contattato gente che praticamente l'ha fatta col pad, col volante non riusciva a farla, cosa incredibile perché comunque il volante in teoria dovresti anche graduare sia la frenata che anche l'accelerazione, però non mi hanno detto che l'hanno fatta con il pad. Infatti mostro. Bravo, 24 ore, hai fatto proprio 24 ore? Hai fatto la 5 giri? Allora, sono qui loro, eh. Non lo so ragazzi e ragazze se riusciamo a beccarli, eh. Perché la parte guidata e loro sono dei veri balordi. Thank you.
Ah, ok, figo. Bella quella lì, bella, devo farle anch'io quelle lì. Ok. Ho preso la mano, quindi la rifacciamo perché al terzo posto non mi va bene, vi dico la verità. Oggi sono puntiglioso. Il terzo posto non mi va bene. Andiamo giù un po' più col cuscino. Ok, perfetto. Cioè, vedi che mi va in quarta? Lo so, milioncello. A parte che, Frac, non so se tu lo sai che con la Fiat Tomahawk, io dico Fiat perché è del gruppo Stellantis, la Dodge, fai 800.000 in 15 minuti, lo sapevi? Se non lo sai, dopo te lo faccio vedere e ti consiglio anche di seguire il mio canale YouTube, dove ci sono tutti i video che ti spiegano come fare il settare la Tomahawk. Ho fatto 3 video sulla Sardegna e su Tokyo. Se ti possono servire dei soldini, io consiglio sempre di giocare, perché lo scopo del gioco è comprare macchine. Se si comprano tutte subito cade un po' lo scopo del gioco. Io non ne compro tante, ragazzi, perché devo anche farvi vedere a voi le varie macchine, tutte le varie. Sì. Marco Drums Games su YouTube. Sì. È un piccolo glitch, devi seguire assolutamente bene come metto la zavorra, come metto tutti i settaggi della parte iniziale e soprattutto le marce. Le marce devi fare come ti faccio vedere io nel video, e vai tranquillo che adesso comunque te la faccio vedere. Ti faccio vedere dopo questa 15 minuti di gara, così capisci che è easy. Però, ragazzi, si può fare anche quella gara di Tokyo e la Sardegna. Io la faccio anche con questa macchina qua, comunque, quindi non c'è bisogno di fare la Tomahawk o il glitch. Con la Sardegna ci metti 5-6 minuti in più, perché devi fare rifornimento, devi fare il cambio gomme, invece là praticamente vai dall'inizio alla fine senza fare niente. Ciao amici di Twitch, ben arrivati ragazzi, buona festa, buon primo maggio a tutti, buona festa del lavoro, noi stiamo lavorando, io sto lavorando per voi, guardate, sono qui a fare il corridore, il pilota. Ci sono questi punti lunghi che quasi ci si addormenta. Dopo, quando arrivano i punti guidati, è una cosa fuori dal mondo sta pista. Ah, questa è proprio la curva più stupida. La parte finale, diciamo che è quella più tosterella, perché loro siamo a livello difficile, viaggiano. Se tu provi a stargli dietro in queste curve qui, praticamente si va fuori. Ciao amici di Twitch, ben arrivati raga, buona festa a tutti. Vedete loro come vanno? E tu non ce la fai stargli dietro, tu non ce la fai proprio stargli dietro. E non mi sembra di averla presa tanto male. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Qui frenano che gli vai addosso. GR3 Nismo, sta correndo lui. Sì, mi viene anche addosso. Un po' di cordolo ci sta sempre.
Ciao amici di Twitch, ben arrivati mitici e mitiche, amiche mie. Buon primo maggio a tutti, siamo secondo giro al quarto posto con la McLaren BMW, circuito di Le Mans. Ok. Vanno forte, eh? Va forte l'americano, Zamora. Grande Zamora. Ci siete ancora ragazzi in live? Grandissimi. Ai ai ai, caramba. Constatazione amichevole. Poi quando frenano questi qua, raga, hanno una frenata che non gli stai dietro neanche a frenarli come loro. Hanno tutti il carboceramici, oh, da Brembo. Tra poco arriverà Carla, vediamo se ha voglia di giocare con noi, faccio un hamburgerino. Perché? Ma perché mi hai preso dentro? Ma dai! No, non esiste. Perché mi hai preso dentro? Ciao amici di Twitch! Perché mi ha preso dentro, ragazzi? Ma che stronzi che sono sti bot! Ma io li butto fuori tutti! Cioè, frate, ma dai, hai visto? Ma sono andato a fanculo, ma li spatto fuori tutti! Che cavolo, dai! Non si può fare così, se io ti sono davanti, perché mi devi buttare fuori? C'è la traiettoria, allora? Non calcola il computer che ci sono io in traiettoria però. Adesso sono più aggressivo, eh. Mi hanno fatto arrabbiare, ragazzi. Ecco, guardalo lì ancora, oh. Ancora che ti prende dentro, eh. Che miseria, oh. Aspettate, raga. Dimmi, amo. Adesso vi butto fuori a tutti, a voi. A tutti e tre. raga, vi buttiamo fuori tutti e tre. Affanbrodo. Levati. Cioè, dai, due. Anche prima, allora, la prima no, sono uscito io, è stato errore mio. Boom, si finisce, show must go on, vai. La seconda mi ha toccato dentro e insomma, vabbè. La terza, con questa qui, sono andato io fuori, quindi va bene, stavolta no però. Tra l'altro, questo come fa andare così veloce che è uguale a me? Ma come si allontana? Questo ha bisogno di una bella incornata, secondo me. Dai, ma che roba! Ma come lo prendo io quello lì? Guarda come corre! Thank you.
Cioè, quelli dietro li gestisco, va il primo lì! Ma dai, ma a volte carica la partita il computer e come lo prendo io quello là? Vabbè, ti ho sbattuto fuori, così impari. raga, che cavolo. Marchito, non sbagliare in sci. Adesso stare attento perché qui non è come l'inizio, si arriva più veloci, quindi... Ok, vai, vai! Un po' sul cordolozzo, eh. Devo proprio vedere se mi raggiungono. 3, 20, 30, no. Di poco, ma gli do via un pelino, eh. 61, 66, 68. Poca roba. Sinceramente, adesso mi stanno prendendo. Ciao Luca! Grandissimo Luca! Lucas, grandissimo! Sto facendo, ciao, ciao amico mio, sto facendo una mitica Le Mans, mi stanno facendo un po' tirare il scemoto. Sharder, una bella livrea per questa qui? Ci starebbe, eh. Questa è un'altra macchina da livrea, sul codone Marco Drums Games. Lucas, non so se tu l'hai visto, mi ha fatto una livrea talmente bella, adesso a fine di questa ti faccio vedere la livrea che mi ha fatto Sharder. Bellissima, l'ha fatta anche a mia moglie, è bellissima anche quella. Bragali. E certo che abbiamo il B-Turbo. che bella la Volkswagen Golf che t'ho preso, la tua prossima macchina, eh. Quella è tua, amico mio, eh. Porca vacca. Quella curva lì è una roba incredibile, oh. Basta cannare di... ma pochissimo, eh. La fai lenta e ti arrivano sotto. La fai veloce, hacca. Quella della Toyota, sì. Ricordamelo quando la finisco perché sai che non me lo ricordo, eh. Adesso devo diventare matto a recuperare sto scemonito qui. Dai! Cioè, va come vanno via, va come vanno via. Dai che la devo far bene, sennò sarai buttato anche questa gara qua. Ciao amici di Twitch, amiche di Twitch, grandi, benvenuti. Buon 1° maggio. Benvenuti da Marco Drums Games, ragazzi. Adesso vi faccio vedere le livree fighe che mi ha fatto Sharder. E
dobbiamo andare a vincerla, eh? La NSX sta vincendo, cosa? Non so neanche se ce l'ho quella macchina lì. Honda NSX GT500. Se non ce l'ho devo andare a comprarla. Allora, qui conta molto anche la scia, eh. Quindi me ne sto di qua, così non mi prende la mia scia. Tanto l'è stupid, perché è un bot. Se era un umano, mi era in scia, eh. E adesso ritorno in scia solo qui. In scia, in... Dai che mangia la polvere, bravo, bravo Lucas, così si fa. Guardala. Dai che stavolta ce la facciamo, amici. Non è detto perché è lì, eh. Sto scemunito. Devo ricordarmi la... Allora, adesso c'è la curva bella che si frena forte. Bravissima. Bravissima macchina. È dietro, eh. Porca... No! No! Ma dai! Ma avete visto? Io sulla destra, eh? Vabbè. E poi noi ci lamentiamo degli umani, eh? Hai visto cosa ha fatto Luca? Hai visto dov'ero, eh? Sul dritto, frac! Sul dritto! Ma va! Ma va! Dai! Cazzarola, terza volta che mi buttano fuori, eh! Un conto se sbagli tu, tutti muti, no? Se sbaglio io, hai sbagliato la curva, sei andato fuori. Caspita, ma sul dritto un'altra volta, ti vengono addosso, fanno così, poi è bello che fanno loro, fanno così, guarda, hai visto come fanno? Basta, adesso lo faccio anch'io, fammi imparare come si fa. Vabbè, the show must go on. The show must go on. Vediamo di arrivare il più avanti possibile. Sì, fa un po' arrabbiare, devo dirti che io non mi arrabbo mai con i giochi, quindi alla fine della fiera chi se ne frega, però mi fa un po' arrabbiare, perché io sono davanti a te, perché il gioco mi deve buttare fuori, capisci quello che voglio dire? Va, così, facciamo così, tac, bravi, così avete barato e almeno arrivo dodicesimo, vai, te, bella, oh signore. Io mi sono incaponito però, eh. Io potrei vincerla questa qua se lo stupido non mi viene addosso. Fammi vedere che cosa è successo, scusa, eh. Fammi vedere che cosa è successo. Io voglio capire sto scemunito. Beh, la macchina è bella, eh. Wow! Allora, vediamo un attimo, eh. Bella. Ah, già qua mi puntava, credevo che mi veniva addosso, invece è stato in scia, vabbè. L'ho fatta meglio io, ok? Vediamo un attimo dopo, scusami un attimo, perché... Qui è uscito un po' meglio lui. No, in realtà no. In realtà mi ha preso la scia, no perché io gli stavo di là.
Bella, raga, tanta roba. Cioè, io voglio capire questo stupido che cosa ha fatto. Come ha fatto a farmi girare, scusami? È qui che mi ha preso dentro. Vediamo. Ah no, qui è la curva quella. Sì, lui l'ha fatta un po' meglio e si è avvicinato. Tra l'altro è molto più grande di me. Guardate com'è più grande. Vediamo. Oh, io qua ero davanti, raga. Lui dietro, ok? Guarda, mi sono buttato lì. Ah! Ma dai, ma dai. Lo voglio rifare, lo voglio rifare dopo. Allora, andiamo a prendere la Supra. Allora, dicevi Sharder, la macchina? Allora, vediamo un attimo, Sharderino, cosa mi diceva? La Supra era? Sharder? Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, grandissimi. Allora, andiamo un attimo, vi faccio vedere, prima di tutto, intanto che Sharder mi risponde, la macchina che mi ha fatto Sharder. Guardate che bella, ragazzi, questa livrea che mi ha fatto il grandissimo Sharder, eh? Skyline, ma che bello. Che belli ste fotografie. Guardate la macchina, eh? Toyota Vision, ok. Poi dopo, voglia che mi fa vedere come guadagnare 800. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Sì, te la faccio, te ne faccio una. Guardate, guarda che bella la livrea che mi ha fatto Marco Drums Games, il mitico Sharder, eh? Incredibile, eh? Col Marco Drums Games di fianco. Tranquillo Frac, se vuoi vedere qualche macchina, qualcosa, chiedete, io magari dovete comprarla, non siete indecisi di comprarla o no, mi dite che macchina volete vedere, io se ce l'ho ve la faccio vedere, se non ce l'ho la vado a comprare, eh? E la vediamo insieme, ok ragazzi? Quindi senza problemi, bella, guarda qua Marco Drums Games, bellissimo, eh? Twitch, eh? Bello, mi piace un botto, Marco Drums scritto dietro, fichissimo, grandissimo, bello. Allora, la Toyota Vision ha detto, eh? Allora, faccio questo, poi ti faccio vedere. Grande, Kevin! Oh, che bello che sei arrivato! È da tanto che non arrivi, Kevin, grandissimo! Come stai? Allora, la Toyota Vision mi ha detto, eh? Come stai, amico mio, Kevin? Ci sei mancato. Toyota Vision, eh? Ragazzi, io faccio un po' fatica a trovare le macchine qui. Il cerca è sopra, dove c'è la mia, nella mia faccia, quindi è un po'... Devo passarmele tutte. Toyota, questa? No, questa è la GR3. Non è questa Sharder, vero? No, questa è la GR3. Lui ha detto la Vision. Io ho capito qual è la Vision, però... Toyota... GR Supra, no. Toyota... Questa? La VGT? Bene, grandissimo. Uguale. È questa? Credo di sì. Kevin Sharder dovrebbe scrivermi di sì, ma credo che è proprio la VGT, questa qua, eh. Ricerca, cosa devo cercare? Ok, sì. Come hai messo di nome? Sharder. Vediamo un'altra bella livrea che ha fatto l'amico Sharder. Bella! Sharder Design. Ah, questa è la tua, ti sei fatto tu per te. Bello! Bellissima Sharder. Wow,
Ci sta di brutto. Bella proprio Sharder, eh? E anche a me servirebbe una Marco Drums così. Proprio vedi col Marco Drums di fianco, bello grosso come il tuo, davanti. L'hai messo anche dietro? Nella... Sì, questa mi servirebbe anche a me, una bella livrea così. Sotto l'hai scritto? Sì, è bravissimo, Frank. È bravissimo proprio. No, dovresti mettere il tuo nome. Ah, Sharder Design l'hai messo lì. Anche quello è bello. Anche così mi piace, Sharder. Davvero, dai, quando hai tempo me ne fai una così? Uguale come hai fatto te. Sharder, Marco Drums Games di fianco. Marco Drums sul vetro. Puoi mettere il 17 invece del 98 a me. Magari mettere PlayStation l'hai messo, bravissimo. Twitch e YouTube, soprattutto. Amazon Prime, perfetto. Sì. Proprio bella, bravissimo. Bravissimo. Bravissimo, bravissimo Sharder, davvero. Nel frattempo che me la fai, ne prendiamo un'altra cavolo di Bruxelles. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. La tua è veramente bella, eh? La tua è veramente bella. A me quando ci sono queste qua troppo verdi, troppo strane, non mi dicono nulla. Adesso che mi hai fatto vedere quella lì, Sharder, non c'è niente che mi piace. Devo aspettare che hai un attimo di tempo per farmene una allora, perché non mi piace nulla. Vabbè, dai. Teniamo questa qua. Ti faccio un po' di pubblicità, Sharder, dai. Tengo la tua livrea su questa FLT. Sì, quando avrai più tempo, non star lì a diventare armato, amico mio. Quando c'è un attimo di tempo, già che la fai per te, poi butti dentro un Marco Drums Games, così abbiamo un sacco di livree, che così quando andiamo a correre abbiamo un sacco di macchine fighe. Allora ragazzi, faccio vedere a Frac un secondo, grande, grande Sharder, te la tengo così, così quando andiamo ve la vedono tutti. Poi quando fai la mia devi mettere anche il tuo Sharder Design, assolutamente sempre devi metterlo, ok? Allora, faccio vedere al mio amico Frac come fare i soldini, un attimino che devo beccare la macchina, perché io gioco con talmente tante macchine che poi mi vanno sotto. Allora, dovrebbe essere questa? No, non dovrebbe essere questa, non dovrebbe essere questa. Qual è la macchina? Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Allora, sto cercando la macchina, Frac, aspetta un secondo, perché qua ne ho talmente tante. Tra l'altro anche questa Nissan sembrava un proiettile, poi alla fine faceva... Ah, no, forse è proprio con la Nissan che ho vinto, Forse è proprio con la Nissan che ho vinto. O forse con la 800, la 787B del 91 della Mazda. Non lo so, anche questa qui non era male, la Jaguar, erano tutte quelle della Le Mans, questa serie di macchine. Non me lo ricordo la Le Mans con cosa l'ho vinta, più volte, poi è diventato uno stress perché la vincevo sempre e ho smesso di farla. Adesso la sto rifacendo e non riesco a vincerne una perché mi fanno girare. Vabbè, quella era vinta, quella di prima, Perché non trovo la Dodge, la mia amata? Troppe livree, troppe macchine, ragazzi. No, la M3 me l'ha regalata prima. Non è che è sotto qua. Questa che macchina è? No, questa no. Allora, la Tomahawk. Allora, prima di tutto è la Tomahawk. Adesso ti faccio vedere anche qual è. Allora, non è questa. Non è questa. Dovrebbe essere l'altra Tomahawk che ho, Vediamo un attimo se riesco a recuperarla.
Eccola qua, cacchiarola. Fambrodo. Allora, io ti faccio vedere velocemente, ok? Bagnato pesante, intermedie, qui dovrebbe essere tutto identico. Posizione zavorra 26, limitatore 100, regolazione 100. 943, 493, scusa, 657. Devi comprare tutto, quindi anche il cambio da corsa, 580, e le marce devi mettere così. 44, 46, 49, 305, 486, 513, 649. Per poterle mettere così, la prima cosa che devi fare è andare a cambiare il rapporto finale, che è 4727. Allora, stai tranquillo, vai a vederti il mio video su YouTube che ti spiega tutto, ok? Quindi non me lo ricordo io adesso per fartelo vedere. Devi proprio vedere per fare le marce in questo modo il video che ho fatto su YouTube. Marco Drums Game su YouTube, mi sgami subito, è uno dei primi, o comunque c'è la playlist di tutti i giochi, vai su Gran Turismo 7 e te lo becchi per forza. Allora, la macchina è la XVGT, è questa qua, ok? SRT Tomahawk, costa 1 milione. Se non hai 1 milione, te lo farmi facendo gare normali o facendo i giri, quelle col giro che ti dà 30.000 o 50.000 se lo fai buono al giro. Ti compri quella. Una volta che hai questo, fai come ti ho detto io. Lì ti faccio vedere anche cosa devi comprare. Allora, limitatore di potenza Zavorra, computer personalizzabile. LSD, anche se questo magari puoi evitarlo, però vabbè, costa poco. Sospensioni personalizzabili, controller bilanciamento freno, rapporto marcia da corsa, dure morbide e bagnato pesante intermedie. Io ti faccio prendere bagnato pesante intermedie perché queste vanno molto meglio su Tokyo, circuito. Ci facciamo 800.000 ragazzi, dai, ci facciamo 800.000 facilini. Asia Oceania, Tokyo Expressway. Devi aver sbloccato tutto il caffè, ok? Tutte le gare normali, perché sennò questa non te la becchi. E poi vai a fare questa qui. Ti darà 600, partecipa. La tua BRZ quanto arriva? In velocità dici? Non lo so. 309 all'ora? Non so. Allora, le marce automatico. Manuale, assolutamente, le marce manuali perché non lo so, sai quanto arriva come velocità, dopo lo vediamo, i 301. Allora, devi calcolare che devi fartela tutta in quinta sesta, ok? Per farti capire, hai visto come li abbiamo bruciati tutti. Questo è l'andazzo della gara, sono 12 giri, ci mette all'incirca 15 minuti. Si potrebbero fare anche tutti con una marcia sola, però a me piace girare. C'è gente che l'ha fatta tutta in sesta, perché qui poi quando arrivi va veramente forte sta macchina. Allora, se tocchi dentro, come ho fatto io adesso, c'è gente che ce la fa tutti i giri a farla così forte e a me va in pappa il cervellino dopo un po', quindi devo frenare. Sì, è un proiettile, è un proiettile. È per quello che è una figata. È per quello che si fa in fretta. C'è gente che qui non frena neanche, perché ce la fai benissimo a farla. Poi, tra l'altro, si arriva a un certo punto che allora, minimo la quarta, non puoi andare sotto la quarta con queste marce. La quarta sarebbe la prima. Perché guarda, vedi? La terza praticamente non va. E se fai così, fai un disastro. E partire in quarta e stare attento, perché sta macchina ha talmente tanti cavalli che va dritta, Allora, quando raggiungi della penalità, quindi che vai a sbattere, non c'è problema, te la fa fare quanto va in retro, infatti mi sa che la retro va a 250 all'ora. È vero, in retro farà paura anche in retro. Allora, come sai che queste qui hanno tutte il problema
di fare il pit stop io non l'ho mai fatto, adesso però ho visto che sì, infatti, perché devi fare il consumo di carburante, beh il primo giro l'ho fatto poco, eh sì sì, la frenata è assurda, è che il problema di questa è anche quando tu giri, vedi che si aprono i tutti i flap in giro, no? Quindi praticamente tieni anche la strada, quando tu fai così lei ti butta giù e fa, vedi come apre il flap. È un po' un casino guidarla, perché più vai veloce, più apre il flap, più tiene la strada, più gira. Quindi è un concetto diverso di tutte le altre macchine che hai nella tua collezione, che più vai veloce, più tendono a sbandare. Tra l'altro sta faccenda qui che mi sbanda dappertutto, non è che me la faceva prima, quindi tutte le cose nuove ogni volta, raga. Allora, 8 più 2, 12, quindi una sosta dobbiamo farla. Probabilmente perché non ho messo il consumo a 6. Ah, ma no! Ma che stupido! Qui si deve usare il NOS. Raga, ho sbagliato. Allora, qui sta macchina ha il NOS, ok? Al NOS di suo. Non so perché oggi i ragazzi stanno tutto a sbattere. Oggi è una giornata così. Quando tu fai il NOS non consuma carburante. Girerebbero di un millimetro. Eh sì, è vero. Sì, queste sono tutte concept, eh. Queste sono concept che non esistono nella realtà. Però vabbè, adesso sto andando veramente male, ragazzi. Di solito non faccio mai queste. Comunque schiacci R3 se hai il volante o comunque dove c'hai il NOS, e sul pezzo dritto usi il NOS, che non mi ricordavo prima perché stavo parlando con voi, forse perché anche sto parlando, quindi questi pezzi qua usi il NOS, praticamente non consumi nulla. Qui bisogna frenare veramente tanto, quindi se anche frenate tanto non c'è problema, tanto lei fa sempre sentite come mi fa andare il volante, sta curva è terribile. Adesso vediamo che TG5, vedi che l'hanno appena inventata. Ti immagini in vendita da lunedì nei tutti i concessionari Fiat la Tomahawk 780.000 cavalli, 1 milione di euro. Può essere. Ok, questo che sentite è il NOS. Madonna, sai che roba? A parte il rumore assurdo che fa, ma poi tutto il mondo ti si giri, eh? Eh sì. Porca, ma che bello, che roba. Io andrei in giro a 20 all'ora con sto robo a fare tutto più tipo wow. Sai che ogni tanto si vedono i video sul tubo che ci sono questi qua con i macchinoni che fanno i fighi, no? Che fanno le sgommate, partono la manetta, poi si vanno a impastare. No, io andrei in giro 20 all'ora. Infatti, c'è nelle gallerie. Wow! Incredibile. Già dove vado in palestra c'è uno che ha la Camaro. E fa sempre il figo questo qua, vabbè, anche il diritto di farlo con una macchina così. E quando accende per scaldare il motore fa tipo wow. E quando c'è la gente in palestra dentro si girano a vedere chi è. A parte che ormai abbiamo conosciuto chi è, e a vedere che mezzo ha, cioè più che altro chi è, perché ormai sappiamo chi è. Oh, caspita. Allora, non bisognerebbe in teoria prendere dentro gli altri, perché ti toglie il bonus, e il bonus su sta gara sono 300.000, non è poco, eh. Poi non so se vedi, le gomme cominciano a usurarsi un po', eh.
quindi a regola si potrebbe anche, come vedi i giri rimanenti sono sempre 9 come benzina, perché chiaramente io sto usando la mappatura 6 che consuma poco e sto usando il NOS. Adesso anche qui mi vengono addosso, cioè oggi è la giornata, ragazzi, che oggi sbatto fuori tutti. Allora, in teoria qua si potrebbe, porca loca, qua sì, c'è il modo per giocare a manetta. Vediamo un attimo se da dentro è meglio. Forse giocavo da dentro. Ah, mi raccomando, questo glitch, la quarta è la prima, purtroppo qua bisogna, vai. Allora arriviamo a 7-8 giri e andiamo a cambiare le gomme, perché allora sta pista si può fare anche con macchine normali, però ovviamente capisci quanto gli dei paga e quanto invece con le macchine normali devi starli a sclerare, no? Nel senso che devi fare tutto preciso. Dai, ma non si può fare, come fanno a farla tutta? Io non ho i riflessi abbastanza pronti, ragazzi, io non ce la faccio a farla tutta a fuoco, io devo frenare, come fanno a farla, ragazzi? Ma sì, madonna, per star leggera subirai una, oh mio Dio, subirai una penalizzazione, e tutti i giri mi subiscono una penalizzazione. Allora facciamo un altro giro, poi andiamo a cambiare le gomme, perché come vedete sono messe malino. Cioè si potrebbe fare anche fino alla fine, ma gli ultimi giri cominciano veramente che andate a sbattere un casino. Già così, guarda, questa è stata una cosa, tanta roba, sbattimento, sai? Andiamo nei box, dai. Allora, intermedie, vai, intermedie. 7 giri e 8, siamo un po' lì, dai, facciamo fare anche un po' di benzina. 8, 9, 11 giri, vai! Ah no, non ho sbagliato, X. Ok, adesso non abbiamo più un problema di benzina e neanche di tenuta di strada, perché poi pian piatino la pista, vedete che si sta asciugando perché non piove più. Veloce va veloce, Ok, io la faccio così di solito, così non vado a sbattere. Comunque è impegnativa, perché se vuoi andare più veloce così, se no mia moglie e mio figlio quando la fanno di pomeriggio per farmi un po' di crediti, la fanno più lenta, più tranquilla. Questa curva per non andare devo andare 5 all'ora. Ma che roba, non sta in strada, sta.
questa tra l'altro, ragazzi, la Tomahawk, se la prendete standard riuscite... Oh, questo chi l'aveva visto, sto scemonito, riuscite a fare anche... Scusate ragazzi, ho urlato, non l'avevo proprio visto, mi sono spaventato. Un giro senza finita, non ci credo, infatti. Aspetta, perché adesso questo ce l'ho già la penalità. Sì, sì. No, con le gomme nuove e se vai un po' pianino ce la fai a non andare a sbattere, vedi? Ah, ma io ho visto dei video di gente che va tutta a fuoco per... senza mai frenare, cose veramente incredibili, mostro. Ah, lì, hai visto? Mi ha dato la penalità perché ho preso dentro quel robino lì, ma vai a cagare, va. Qua va bene, ma là... è un po' come assetto corsa. Io prima, ragazzi, correvo sull'assetto corsa competizione, ok? Mamma mia, mi dava delle penalità ridicole, ridicole, e ho smesso un po' anche per quello, perché se tu non puoi far tutto perfetto e poi fai un millesimo fuori la pista e ti dà penalità che sei arrivi ultimo. Non... dai, non va dritta neanche a pagare sta macchina. Colpito la barriera, sì, il problema reale di questo, di questa pista è questa qua della barriera, però diciamo che è una pista da farming, quindi non dovete stare a vederla come hai sbagliato, non stai correndo bene o... anche perché gli scemoniti, avete visto come si mettono? Va, va, si spostano proprio quando arrivi tu. Comunque durano poco le gomme, se vedete già sono quasi a metà dietro, eh? Quindi bisogna correre così, ma il problema che ti dicevo è questi deflettori qua che si aprono, che sono incredibili, perché più vai veloce più loro girano e ti trovi in difficoltà, perché gira davvero troppo veloce. Dai che ti faccio vedere un altro giro. Ok, sono andato a sbattere perché tu hai scritto, quindi non darmi la colpa a me. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. No, 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 scherzo, scherzo. Ok, perfetto, grande, fai i compiti, mi raccomando che è importante che domani si va a scuola e si va al lavoro. Oggi è la festa dei lavoratori, auguri a tutti ragazzi. Ok, adesso vediamo quando arriva Sharder, corriamo, ok? Inizia a fare i compiti così, grande monster, così. Ciao amici miei di Twitch, benvenuti amici e amiche mie, buona domenica a tutti, buona festa del lavoro a tutti, se state lavorando grandissimi, quindi... Allora, sto facendo vedere al mitico Frack, l'amico di Twitch, come farmare, ragazzi. Allora, prendete la Dodge Tomahawk SVG, andate a vedere il mio video su YouTube, che l'ho fatto apposta per voi, che vi spiega come fare tutti i settaggi, ok, amici miei? E come fare tutti i settaggi per avere la macchina a 600, perché sennò non ve la fa, non vi fa entrare in questa pista con la Tomahawk, che farla facile facile easy. Io ribadisco sempre che potete farla con qualsiasi macchina, ok? Quindi se volete sbattervi fatelo tranquillamente,
se volete farla easy la fate così, perché potete anche prendere tutti i muri senza neanche vedere più di tanto, senza neanche guidare attentamente, che poi alla fine vi dà 800.000 crediti. Se vi serve qualche macchina in particolare, qualcosa che magari è uscita fuori che la volete, non avete tempo per il lavoro, scuola, perché giocate poco, vi consiglio di fare di comprare la Tomahawk, fare sta cosa. Quando avete un attimino di tempo vi fate sempre quei 15 minuti di gara e vi mettete via un po' di soldini utili per comprarvi le macchinette che vi piacciono. Poi lo dico sempre, iscrivetevi al canale, scrivetemi in chat quando entrate al mio canale e così vi saluto in live. E se avete domande, se volete giocare con me o comunque se volete vedere qualche macchina magari che volete comprare e non volete spendere soldi prima di comprarla, volete vedere come gira, chiaramente poi quando la prendete voi siete voi a giocare con la macchina, non può giocare Marco Drans per voi, però vedete un attimo insomma come tiene la strada, come si comporta, ecco, qui queste cose qui che fa strane sta macchina sono, infatti vedete anche qui che non frena, sono perché apre l'alettone la toma. Porca miseria, sei serio? No, dovete andare in quarta, La quarta è la prima. Infatti, per quello che vi dico, cioè ve ne sbattete, guarda che roba, ma qui ragazzi sono loro che mi toccano dentro, E attenzione perché questa macchina ha talmente tanti cavalli e sono le gomme finite, ecco che cos'è raga, completamente finite le gomme dietro, guardate. Mamma mia, sta penalità è una cosa incredibile. Potete farla anche senza fare la sosta, Quindi ve la fate tutta in... E adesso andiamo a fare orca loca, a fare l'Aleman, perché ce l'ho su da prima. No, in teoria ragazzi non dovreste toccare dentro gli altri, secondo me la dà lo stesso di 800.000. adesso vediamo un attimo, ho toccato dentro un paio, quindi a regola, se il gioco non dovrebbe contare sulla gara pulita perché sono andato verso uno, non dovrebbe darmi 800.000 ma solo 500.000. ok, adesso vediamo un attimo perché un paio li ho toccati, a volte se toccate appena non ve la dà lo stesso. Allora ricordatevi di andare a vedere il mio video se volete fare questa cosa su YouTube, Marco Drums Game su YouTube, sono anche su Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, che faccio cose diverse, faccio dei video carini e tutte le presentazioni di quello che porto sul canale, amici miei. Ciao ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Oh my god, se vi piace le mie live e i miei video, iscrivetevi al canale YouTube e soprattutto qui su Twitch, grandissimo. Buona domenica a tutti, stiamo facendo l'ultimo girozzo su Tokyo, così andiamo a comprarci la macchinetta. Avevo visto la... l'ultimo giro, è finita. Neanche mi ero reso conto che era finita. Comunque avete visto, Adesso andiamo, va che bella. Andiamo a vedere i soldini. Gara vinta, 825.000. Capito, Frac? Eccola qua. Fatta proprio veloce e sono andato addosso, quindi da guida pulita lo stesso. 800.000 in cassetta. La macchina è un bolide. Guardate che bella. Viaggia da paura. È un proiettile praticamente. Quando apre gli alettoni è qualcosa di stranissimo. Vedete gli alettoni aperti? Incredibile, che figata. Assurdo, hai visto? Allora, se vuoi andare... Oh, grazie di che cosa? Prego, figurati. Allora, se vuoi
proprio farla doc, vai a vedere il video perché, guarda, sinceramente c'è un 3-4 minuti di video che devi seguire. Poi faccio vedere la macchina anche, quello, se vuoi vederlo lo vedi, se no vabbè. L'importante è la parte iniziale dove ti dico appunto cosa devi fare. Allora, ragazzi, io avevo visto una Mazda che mi interessava, una Mazda che mi interessava. Ok, andiamo a vedere un attimino. Compriamo una macchina, ragazzi, spendiamo questi 4 milioncini. Allora, vediamo un attimo. Oh, questa bella Mazda Roadster non l'ho comprata. Come mai? Come mai? Vabbè. Anche questa, che bella, ma che bella latenza. Eccola qua. Che cosa cambia da GR1 all'altra? No, cambia solo che questa può fare la GR1 e questa no, basta. Dai, la compriamo, la compriamo. La Vision l'avevo comprata, non ho comprato neanche la Vision. Anche la Vision è interessante, eh? Vabbè, iniziamo a comprare questa. Bella lì! Vedi, 800.000 ho comprato la macchina. Bella sta Mazda, bella ragazzi. Ciao amici, ciao amiche. Bella sta Mazdina, la Mazzodolina. Andiamo subito a vedere la Mazzodolina piccolina, ina ina. Una livrettina, eh? Cosa ne dite? Andiamo a vedere che oh, è bella anche così bianca, vi devo dire la verità, eh? Vi devo dire la verità, è bella anche così bianca, eh? No, non la voglio troppo complicata, troppo brutta. No, 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 queste qui non mi piacciono neanche un po'. Vediamo un attimo. Questa? Vediamo un attimo. Red Bull, vabbè, qua non c'entra niente. La fanno sempre la Red Bull, eh? Allora, ragazzi, vediamo questa Le Mans. Non è che mi piacciono, è troppo complicate. Mi piacciono quelle che fa Sharder ormai. Vabbè, dai. Meglio di nulla, meglio di nulla. Andiamo a correre la Le Mans a questo punto. È una macchina da Le Mans. Cosa andiamo a correre? Andiamo a correre la Le Mans. Ok, potete farlo tutti voi, andare a scaricare le livree degli altri o potete mettervi dietro a giocare a fare le vostre livree preferite. Eh? Allora, adesso andiamo un attimo. Ah, aspetta un secondo, io questa l'ho comprata. Un attimo, attenzione, dobbiamo andare a vedere se abbiamo le gomme. Ah, io ho il limitatore e l'aga e la zavorra la compro sempre su tutte le macchine. Non chiedetemi perché, ma io lo faccio. Ok, vedete che c'era 600, quasi 400 cavalli, il turbo mi ha dato. Ok. Allora. Europa. Le mani, andiamo alle Le Mans, ragà. Allora, vediamo se stavolta non mi buttano fuori con questa Mazda da Le Mans. Speriamo, perché qua. Allora, Le Mans l'ho fatta 4 volte oggi e tutte e 4 le volte mi hanno buttato fuori. Speriamo che con questa macchina sia un po' più tosterella. Di te, qualcosa da bere. Oh signore. Allora, vediamo un attimo. Stranissima sta macchina, eh? 7 marce però, eh? Sì, 7. Ah, 8, 8!
8 marce. Basta. 8 ne ha. Ciao amici di Twitch, ben arrivati raga. Siamo alle Man con la Mazda. È una bestia di macchina. Guardate dentro com'è. Io di solito corro da dentro, ma ci sono certe macchine che faccio una fatica. A 8 marce questa qui, Bella, Hai visto Charter? Ah, da dentro si fa un po' fatica, sinceramente. Grazie. Non ce la facevo più, raga. Ma dai! Ma perché mi fa così? Ma perché tutte le volte, amici miei? Perché l'Alemanno? Odio sta pista, non è possibile, è la quarta volta che mi fanno girare. Vabbè, era l'inizio. Ciao amici di Twitch, ben arrivati. Mi ho fregati un botto. Allora, sta Mazda tiene tantissimo. Voglio vedere sulla parte finale, Quanti hai iniziato a usare quella piattaforma di YouTube Twitch? Allora, Twitch è da quando è uscito Gran Turismo. YouTube sarà tipo 10 anni, ma è da quando è uscita la PlayStation 5. Quindi fai 2 anni di YouTube, 1400 video, solo che all'inizio era molto easy, nel senso che non mi interessava più di tanto, ti dico la verità. E Twitch la sto usando, l'account ce l'ho da un sacco, ma che lo sto usando seriamente è da quando è uscito Gran Turismo, quindi non so dirti la data. Sarà più di 30 giorni però, no, forse è già un mesetto e mezzo, non lo so. Ciao amici di Twitch, come state? L'affilazione l'ho trovata dopo una settimana o poco più. Oh, sta Mazda! Tanta roba, eh? Vediamo sulla parte finale com'è. Come si comporta. Bella anche dietro. Charder, poi dimmi tu quando hai voglia di farti una garetta online, che io questa live la chiudo verso le 6, che devo fare la griglia stasera. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, buona domenica. Oh. No, niente, non tiene un granché. Ti vengono addosso. Allora, se loro sono in scia, pam, vai. Se loro sono in scia, ti vengono addosso. Solo che a te ti buttano fuori, a loro no. Vabbè. Devo smettere oggi di fare questa cavolo di gara. Anche perché, veramente, la Porsche non è niente male. Queste qui, sì, ok, tengono, ma alla fine della fiera non vanno. Ciao amici e amiche di Twitch, siamo al primo giro con la Mazda. Cazzarola, scusami.
Gli sono dato un po' addosso. Ma questi frenano troppo forte, non c'è nessuna macchina che frena come frenano questi qui. Con la Mazda da GR1, Concept. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, grandissimi, benvenuti nella chat di Marco, nel canale di Marco Trans Games, che torniamo con Gran Turismo. La cosa assurda è il primo. Ragazzi, io li sto buttando fuori, vedete così, perché loro mi hanno buttato fuori 3 volte. Quindi adesso mi sono incaponito e mi hanno fatto arrabbiare. E mi hanno fatto arrabbiare, ma non fai arrabbiare. Vai, vai, vai. Sì, ma ci sono io. Vai, oh, cominciamo a buttarli fuori così. Cacchio, ma non lo so, avete visto, raga? Cacchia miseria. Lo so, ho pensato tante volte anch'io. Domani me la facevo volentieri a casa a giocare a Gran Turismo. Però è così, dai, ci siamo fatti già 2 lunedì di fila. E se non sbaglio erano 2 lunedì di fila, no? Quell'altro. Io adesso tra un po' dovrò anche fare un po' meno live, ragazzi, perché devo ricominciare la palestra, però ho fatto un periodo di easy palestra e infatti ho messo su un botto di chili. Ciao amici di Twitch, come state? Amici e amiche di Twitch, grandissimi. Sempre live, non va tanto bene. Ma il primo come lo becco? Cioè dai, però è ridicola sta cosa. Mi dà via sul dritto con la Mazda. Guardate raga, cioè 5, come lo prendo io se mezzo rettilineo, cioè mezza gara è così. Allora, per tenere, ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Per tenere tiene tantissimo sta macchina, eh? Tanta roba. Però non va. Bellissima, però sto vedendo che adesso ti faccio vedere io come lo becco sto Jaguar. Va, se la prendi tu la Jaguar non va così. Guarda, dai. Vai, stupidotta. E vedrete che mi viene addosso, sicuro, perché l'ha fatto prima anche così. Io tutto bello pulito a non prendere dentro nessuno e loro che mi brancavano dentro ogni volta così. Guardate, non c'è, eh? Vedete alla fine vedrete che arriva, guarda. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi al canale Marco Trans Games, buona domenica a tutti, eh. Siamo a Le Mans con la Mazda. Guardate in mezzo, paura, eh. Guardate dentro, spettacolo, tutto in fibra di carbonio.
Si vede abbastanza bene. Abbastanza bene da dentro. Di solito io guido da dentro, raga. Ciao Luca Sim, grandissimo. Ma c'ho solo di riposo, bravissimo, sì. È vero, è vero, è vero, scende addirittura, eh. Quella bisogna usarla solo quando fai la Le Mans o la 24 ore del Nürburgring, che devi risparmiare, secondo me, devi risparmiare carburante. Se no non ha alcun senso proprio. Guardalo, guardalo! Oh, ce la siamo levati dalle palle adesso? Oppure guardalo! Cioè ragazzi, no, è incredibile, perché stiamo andando forte, ti prendono in velocità, è una cosa incredibile i bot. Oggi a me i bot... Oh, frac, cacchiarola! Oh, Marco Dano si incazza a un certo punto, eh! Si incazza anche lui, va come viaggiano, va! Ma no, ma non... Ma mi riesce a prendere, guardalo! Non è che mi riesce a prendere, mi ha già preso! Guarda che roba, dai! Madonna! Guardalo! Niente! Oh, ma quello non l'ho mica preso, l'ho buttato fuori! No, Cioè, hanno una velocità, raga, che è assurda, non è possibile, capito? Allora, frac, io non corro mai così, però ti dico la verità, oggi mi hanno buttato fuori 4 volte, basta, cioè adesso sto cacchio di computer mi ha rotto le scatole, e vai, non ci torno più oggi, bella sta Mazda, sai cosa ti devo dire? La proviamo subito sull'Urburing. Oh, frac, grande, grande, dran, secche cavoli, fammi vedere un attimo cosa mi ha fatto però, perché me ne ha fatte due lo stesso, andiamo a vedere un attimo. All'ultimo giro, intanto mi riposo un attimino, raga. Ciao, benvenuti, buon tè e buona domenica a tutti, buon 2 primo maggio, festa del lavoro per tutti ragazzi, riposatevi che domani si comincia. State vedendo questo replay, che mi riposo un attimo perché davvero si fa fatica a correre, comunque guardate la macchina, bellissimo, un milioncino elaborata al massimo, viaggia, però non ha tanta velocità, quindi che cosa succede? Che loro mi recuperano. Infatti vedrete che adesso non c'era neanche, io sto andando a manetta, più di così non si può. Bella anche da dentro, Al massimo, prova a personalizzare il cambio, magari recuperi velocità. Sì, quello sì. Bisognerebbe portare avanti un po' tutto, né? Però credo che al Nürburgring, così com'è, invece va forte. L'unica cosa che devo capire è se sta macchina al Nürburgring tiene la strada. Adesso la andiamo a provare subito, perché mi sembra troppo bassa e il cordolo quando lo becchi al Nürburgring ti fa morire. Qui voglio vedere che cosa mi ha combinato, ragazzi. Io stavo andando bene, stavo andando tranquillo. Lui viene e guardate cosa ha avuto la sfrontatezza di fare. Tra l'altro guardate le altre quante erano dietro, non so come sono arrivate, comunque vabbè, vediamo un attimo, guarda, vabbè, io ti lascio passare, pam, brancato dentro, oh, bellissimo, poi tra l'altro la scena che arriva a poco, guardalo lì, di traverso arrivano le due Mazda, hanno troppa velocità in più quelle due macchine lì però. Allora, questa Mazda Concept che ho comprato io
tiene la strada da paura, nel senso è attaccata, però non ha velocità. Guarda quando arrivano loro, guarda quanto hanno di più. Sì, pensavo di averla presa dentro chissà quanto, ma l'ho appena toccata dentro. Ah no, forse non è qui. E d'altronde con gli sport motoristici, quando gli altri vanno di più, è ben difficile riuscire a gareggiare. Però questa Mazda che ho preso io è fantastica, cioè a livello proprio di design è qualcosa di... Ah no, l'ho proprio mandato fuori, ragazzi. Gli ho proprio dato una botterellina. Sarà arrabbiatissimo il bot, eh? Cioè, se poi vedete, le curve sono tutte prese giuste, eh? E vittoria! E vai! Bella lì! C'era anche un'altra macchina che avevamo detto prima da comprare, da vedere un attimo. Vediamo un attimino le marce. $3.50. Se gli diamo solo così un po' gliela diamo proprio blanda, senza star lì a... bellissima comunque, eh? Andiamo un attimo nello Scapes. Wow raga, eh? Ci sta andare in paese così, eh? Sembrano dalle mie parti questa zona, con gli alberi, le strade così. Arriva Marco Drums, vum, vum! Vum, 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 bella. Sarebbe da fare una bella livrea anche qua, Sharder, eh? Eh sì, amico mio. Cosa ne dici su sta Mazda? Andiamo a vedere se al Nürburgring ci sta. Non lo so il Nürburgring Nordschleife. Anzi, chi è che mi diceva prima? Andiamo sul circuito di Spa. Me lo diceva prima un ragazzo di andare, non mi ricordo chi mi diceva di Spa. Proviamola, dai. Proviamo Spa, eh? Sharder, questa sì, perché è una macchina che possiamo usare. L'unica cosa che bisogna capire è il è proprio la le marce. Adesso io le ho tirate su un po', vediamo se vediamo un attimo i primi, perché questi qua, la settima fa fatica a salire, la settima possiamo tirarla giù, ciao amici di Twitch, benvenuti raga, siamo a Spa, con la Mazda Concept GR1, fighissima. Bella tosta, bella inchiodata. Mi piace sta Mazda, raga. Mi piace sta Mazda. Sharder, dobbiamo valutare di usare anche questa Mazda, quando facciamo le gare online. Non solo con le GR1. E questa costa un milioncino, eh. Può comprarla anche Monster, possiamo comprarla tutti, Dottor Master. Ah, io vedo che li recupero. È vero che non siamo a nella pista di prima, raga? Vabbè, questa
questa è andata così, il prossimo giro lo faccio giusto. Sì, ma non puoi superarmi e poi farmi sta cacata, però. Ciao amici di Twitch, ben arrivati raga. Impostiamo. Allora, ogni macchina ha la sua particolarità, ha la sua frenata e la sua tenuta di strada, eh. Ciao Soul! Hanno messo New Game? Davvero? Ah, forte, forte, forte! Non possiamo neanche giocare insieme a quel gioco lì. Oh, Kevin, sta Mazda è qualcosa di spettacolare, eh! Oh cacchio, scusa. Quello è vero. Quello è vero, Kevin. Trovare un attimo di tempo per giocare a quello. Perché era un bel gioco. Diciamo che se lo porto su YouTube. Vabbè. Anche lei che si gira davanti è... E vediamo se riusciamo a beccare il primo. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Siamo... Dai che c'è il qui. Ciao amore mio. Sono spa amore. Dai che forse ragazzi viene Carla a giocare. Ti fa un Nürburgerino. Ti faccio provare sta Mazda, amore mio. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Dai che tra un po' corre Carla a Nürburgerino. Bella Kevin. Sì, lo stanno supportando bene, eh. Dean Light 2, raga. Ma io dove lo passo questo qui? Dove lo sorpasso? No, 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 ti prego! No, no! Dai, secondi, show must go on. Ragazzi, anche arrivare secondi è tanta roba, eh. Mo che finisco. Famo due garette. Dai, quando è che è finito? Così arriva anche Carla, si fa il Nürburgerino. Allora, adesso questa qui, sinceramente, la voglio provare al... Caspita, è vero, frac. Perché mi rilasso. Penso già di aver vinto, e non è vero. Si vince solo quando si taglia il traguardo, raga. Però potremo rifarla, eh. Cosa dite? Rifacciamo questa, andiamo al Nürburgerino. Dai, quasi quasi la rifamo, dai, rifamola. Bellissima sta Mazda. Così non è male neanche... Aspetta un secondo. Forse qua non serve la velocità, ok? Fammi provare a fare una cosa, perché la... Non c'entra nulla con quello che con l'errore che ho fatto, eh. Voglio solo capire una cosa. Voglio riportare uno indietro. Ok.
Sembra una stupidata, ragazzi, ma guarda che nei settaggi anche le cose più stupide sono quelle che poi funzionano, no? O piccoli settaggi, non c'è bisogno di fare cose assurde, eh? Difficile, rifamo spa, dai, perché è vero, ha ragione Frac, caspita, l'ultimo giro non si può sempre, che oggi sbaglio sempre, raga, non si può, dai, presta attenzione, che ormai la macchina la conosci, Marco Drums Games. Le prime fasi sono concitate, ragazzi, perché all'inizio sono tanti piloti. Mi sembra che va un po' meglio. Oppure no? Boh. Scusa, ti ho preso dentro il fianchettino lì. Ciao grandissimi, ciao amici di Twitch, mitici, benvenuti ragazzi. Eccolo là. È qui che avevo sbagliato prima, Frac. Non avevo frenato lì. Il problema sono loro anche che bisogna andare a superarli. Guardalo che mi ha toccato dentro. In curve che devi per forza farle con una certa traiettoria. Se vai a rovinare la traiettoria, praticamente... Dovevo frenare un po' prima lì, eh? Hai notato che ho tirato un po' lungo? Dai, qui è emozionantissima, raga. E basta, amore, qua. Perché voglio un ghiacciolo? Allora, vediamo un attimo. Ho scalato in seconda pieno, Marco, ma cosa sei fuori? Sei un pazzo. Gli ho lasciato giù i pistoni lì. E anche... La Mazda è bellissima, mo. Devi provare la Nürburgring. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Adesso correrà anche Carla dopo, eh. Per viaggiare hanno più accelerazione loro. E 11 Leonardo, grandissimo Zaneboy, 18 Vittorio. Vittorio non gioca però. Zaneboy gioca ogni tanto con me a Fortnite, che è bravissimo, a Warzone, e insieme al mitico Morris
che è un ragazzo bravissimo e fa i campionati, quindi è grandissimo. Doveva giocare con me oggi Morris, ma visto che è festa, io credo che raga, insomma, un po' tutti stanno in famiglia. È incollata, mo, per quello che ti dico. Grazie, grazie, grazie boss. Adesso vedrai mia moglie che va fortissimo all'Urburin, però lei ormai ha preso con la Subaru, quindi non penso che... Aspetta, amore. Che prima questa qua l'ho cannata a questo punto qui proprio. E infatti Frac dice giustamente, cacchio Marco, ma è possibile che l'ultimo giro la canni tutti? La canni sempre. Ho fatto 4 volte l'Alemann che mi buttavano fuori i bot. No, questa è Spa-Francorchamps. E dove corre la Formula 1? Circuito di Spa. Ciao amiga Asa! Sì che sei sciato. Quando mi fai le domande che sto vincendo, amore mio, guarda che bella. Charder, devi fare le livree per me, Carla. No, Carla te lo dice adesso se gli piace. E per te di questa qua, se no rientra, fa il loop. Sì. Gigi, corri tu o la prossima? Olli? Vieni, amore. Ghiacciolo, ragazzi, buon ghiacciolo a tutti. Vieni, Olli, vieni. Olli, dai. Vieni, fai. Vieni. No, falla di là. Ecco che è arrivata anche Olli, ragazzi. Olivia, che mangia ghiacciolo, anche lei. Buon ghiacciolo a tutti, raga. Buono quello l'arancia. Ho preso tutto il corno lì, Secondo me, amici miei, ma che bella questa. In discesa, bellissima sta pista. Qui è un punto difficile perché ti butta fuori. Angolo tutta. Volevo provarla. Adesso la provo io. Provi tu? Va bene. Questa. Guarda quanta la mia c'è, perché Charder può fare una livrea pazzesca. Se ti piace a te, ce la fa tutte e tre, dai. Io sto usando la livrea di Charder con la Toyota, la sua proprio. Charder, che dici di questa macchina? Hai già detto che la compro. Sì? Sì, sì. Vero amico mio, Charder? Adesso andiamo un po' online, Anche Monster, vieni, Corriamo con la Subaru. Però Monster devi comprarmi questa, Ok, bravo, mo faccio i soldi e la compro. Bisogna trovare la compagna per farmare. Devi trovare qualcuno a casa, Charder. Metti la mamma, la nonna, la zia, la sorella, fidanzata. Mi farò venire in mente qualcosa. Un grande amico. È proprio bella, Tiene la strada da paura, non so se hai visto. È una cosa incredibile, anche il cordolo lo tiene, bella proprio. È bello anche come fatta. Come no? Ma quella esiste, quella dietro. Quella là. Dai, quella che corre proprio. Le sue macchine tipo Formula 1, ma carenate, no? Con la carena. Buon ghiacciolo a tutti, ragazzi. Buon primo maggio a tutti, Buona festa dei lavoratori. Sì.
e soprattutto per chi oggi ha lavorato, eh. Bravo, bravo. Il ghiacciolino ci stava proprio dentro, guarda. Se avete il ghiaccio lo fatevelo, eh. E se vi, vi dimenticate di comprare i ghiaccioli, comprate gli sciroppi, ve lo fate voi con l'acqua, eh. Bella, bella proprio sta, sta mazza. Allora, così è contento anche Frac che sono arrivato primo. Non ho sbagliato niente, Frac. Però era lì alla fine, guardalo, guardalo. Porca miseria, oh. Era lì dietro, eh. Dietro, dietro, dietro. Per fortuna non mi è venuto addosso, se no mi arrabbiavo, eh. Oh. Andiamo a provare a Nürburgring. Cosa ne dite? Giochi tu? O lo faccio io una poi? 7 minuti, poi la fai tu, eh? Così vediamo come si comporta, perché magari ha un tipo di comportamento che non ci piace a noi. No, non vuole tanta roba. Non lo so perché c'è cordoli alti. Infatti, capito? Non va bene qua. Però non lo so. Quel pezzo di carta, quello lì, non è così di brutto. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Oh, finisco il secondo ghiacciolo e andiamo, eh. Buon ghiacciolino a tutti. Qui. Ricordamelo, Charder. GG è bellissimo. Amici, se avete un abbonamento, fatemi un bel abbonamentino. Oppure iscrivetevi al canale, eh. Grande Fra, chi è che sei iscritto? Grande Fra? Ah, Fra. Fra che sei iscritto, grande. Falcus. Mm-mm. Falcus. Non Frank, Falcus. Ah. Bella lì. Ah, c'è la livrea di Chad? Come fa la nuova sua? La sua, sua. Vedere. E gli ho detto, finché non mi fai la mia, tengo la tua livrea. No, tengo la tua livrea e ti faccio pubblicità, no? Così se corro. Ma con quale? La Toyota. Di brutto e anche il cordo lo si può prendere. Da 8 marce, ma forse qui si riesce a mettere anche l'ottavo. Sì. Beh raga, è stato un po' troppo questa qui, scusate lo sfogo di di alto volume della mia voce, ma è stato troppo esagerato. No, penso che faccia 3,20, però sì, davvero? Oh, madonna, 400 all'ora fa. Ecco perché andava troppo veloce. Sì, ma anche loro viaggiano, eh. Più o meno. Ha cambiato le macchine, vedi, c'è la Tomahawk addirittura. Mm-mm. Viaggiano, eh. E poi dove lo passo io questo qua? Ok, qua mi è andata di culo che l'ho passato. Però (ride) 3 minuti.
Ciao amici di Twitch, amiche di Twitch, benvenuti raga. Trenino, eh sì, qua è un trenino, eh. Sai che non ho neanche il tempo di vedere Sesto, eh. No, i messaggi non ce la faccio. Il loro... Che cazzo. Cioè, dove ti devo sorpassare? Nel prato, dai! Cioè... Porca loca, oh. Perché i primi se ne vanno, eh. Che punto che piace a te? Qui, qui dove esci? Sai che ho notato che anch'io esco qua, mo? Eh? Sì, sì. Madonna, è troppo forte. Scendi troppo forte. Qua la prima della parabolica del parte. Guarda che sono attivo. Ok. Sì. Porca loca, volevo prenderla a fuoco. Sì, vabbè, è piena la strada ma non si può. Non è così, è esagerata. I primi? Non li becco? Non c'è i secondi? Con le curve 5 non li vedo. Ciao amici di Twitch, siamo al Nürburgerino, come dice Carla, mia moglie, ma è il Nürburing e Nordschleife, come dice, e come si dovrebbe pronunciare giusto, il mio amico Kevin dalla Germania che è qui con noi. Sì, prima c'era. Il secondo modo è? Ehi! Comunque, lasciando stare che arriverò terzo, credo, vediamo un attimo, sì, perché l'auto paga. Non riesce ad andare in ottava. No. Non riesco a recuperarlo, né? Poca roba. Se prendiamo un aereo. La tirare alla linea re. Beh raga, oh! Non male Nürburgring, eh! Questi bolidi di terza posizione, eh? Non male, la prima volta che provo il Nürburgring con questa Mazda, direi che veramente veramente tanta roba, eh? Tanta roba. Vuoi provarla? Se ti piace te ne compro una, che così Shard ci fa una livrea a me e a te, eh? Dai ragazzi, facciamo provare Carla con? Eh sì, Sharder però stava giocando un altro gioco, non so se è libero. Sei libero Sharder? Beh, io ti direi prova un attimo adesso col bot il... Se mi dai anche un bacino. Ecco, senza il cuscino. No! È caduto il drago! Sarà arrabbiatissimo! Aia, il mio ginocchio è andato! Sto cazzo di roba. Io c'ho anche il cambio, ragazzi, no? Il cambio qui ed è una cosa veramente terribile. Ok. Allora. Facciamo replay. Quanto hai fatto il tempo? Ah, infatti non l'ho neanche visto. Come si fa a abbassare il volume qua? D'accordo. Fatto. Dammi. Fatto. Ok. Metto di qui così ti sentono gli amici. Ok.
Allora, prima di tutto allora, dobbiamo fare. Posso provare a vedere se mi piace. Se non mi piace, vedete, non vedo le prime cose. Se non mi piace, tira via. E mettiamo la Subaru. Ah, vedi? Ha applicato il BDP, praticamente mi ha messo la mia macchina come le loro, ecco perché è dura, arriva il primo. Mi ha abbassato la mia, ho alzato le loro. Vabbè, interessante. Ho alzato le loro, viaggiavano di brutto. Vai Carla, dice Sharder. Dai. Porca roca, amore, mi hai spaccato 4 volte il ginocchio. Allora, dai, grande. Il problema è che va più veloce delle altre, amo. Sì, molto più veloce della Subaru. Ma devi frenare di più qua. Più che parzializzare, babbi. Viaggia di più. Non ti trovi, eh? Vai di nuovo, vai di nuovo, vai di nuovo. Aspetta, ricominciamo, raga. Ritrovarsi con una macchina è sempre particolare. Guarda, non mi posso vedere il bambino. Vieni qui, vieni un attimo qua, mamma. Ti vedo. Certo, certo. Ecco, ragazzi, mia mamma, Wanda, eh. Saluto a tutti i ragazzi. No, mettiti pure qui. Oh! Devi andare più piano, devi frenare, amore, devi frenare, frena. Devi frenare di più con questa macchina. Frena. Ok, bravissimo. Vai, vai. Nella curva. È veramente tanta differenza la velocità, eh. Quelle 330 270. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, grandissimi, grandissime. Sta correndo Carla, prima ho fatto una bella sessione di 2 ore io, dove ho vinto alla Le Mans. Ho vinto, sì, sono incartellato quello lì, penso. Adesso sta provando Carlo se si trova con questa Mazda da 1 milione di euro. Se non si trova, gli diamo una bella Subarozza da 450.000, eh. Ne diamo una che va un po' meno. Perché ragazzi, questa macchina veramente... No, 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 assolutamente no. La Subaru da 450.000 GR3 vorrei averla io. Giù di in giù della. Continua, continua così che lei si mette dritto. Allora è la prima volta che sta provando, e poi gli diamo in mano la Subaru, che ormai è abituata alla Subaru. Però questa macchina qua è davvero attaccata all'asfalto, eh. Frena, 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 non si dicono parolacce. Vai. Ti ho sentita io. Frena, frena, frena. Frena, amore mio. Vai in scivolata se non freni giusto, eh. Lo so, è bellissima. Attenzione, 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 amore, attenzione. Proprio. Ai ai ai. Parzializza, baby. Dai, c'è solo Angelo qui che è l'ultimo, poi puoi andare tranquilla. Frena, 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 frena. Bravo. Vai. Dai, dai, dai. Ma è possibile che non c'è più l'acqua frizzante? Ma non l'ha bevuta nessuno? Sì, è giù! Col tappo rosso! Certo che c'è! Porta su tutta l'acqua che c'è giù, così vedrai che ti faccio vedere qual è quella col tappo rosso frizzante. Non ti trovi? La vuoi finire o vuoi andare sull'altra?
ciao ragazzi, mitici. Sì, portala sullo stesso che vedrai che poi. Dammela. Col tappo rosso e frizzante. Sarà scritto effervescente naturale, credo che è naturale. Oh, 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 oh my god. Ciao amici e amiche di Twitch. Sta correndo la mitica Carla con una macchina che non conosce, eh. Con una Mazda da un milioncino, raga. Che è una Belt. È proprio forte, forte, forte. No, ma non è questa. Quella col tappo rosso. Allora non ho sbagliato a prenderla. L'ultimo deve rimanere ultimo, basta, deciso. Va a fare un brodo. Va a fare un bagno. Insomma però. No, no, molla, 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 molla e ti riporta dentro, l'ha visto. Frena, frena, frena. Non ti piace? Che cosa finiamo a fare che dobbiamo stare qua altri 3 minuti così? Dai. Scusa. Non riesce, non riesce, dai. Quando uno non riesce, non riesce. Ha proprio un'impronta diversa. Andiamo a prendere la macchina della mitica Carla Bragali. Con la livrea fatta da Sharder, eh? Non riesco. Con la LM55 BGT GR1 non ce la fa. Ah, è 1000 cavalli. Hai capito perché va? Che è una bellezza. Allora. La tua? Allora, questa è la mia, sono 770 cavalli. La tua, vediamo dov'è. Eccola qua. 806. Infatti, perché la mia è meno della tua? 770. E come è possibile che la tua va di più? Wow. Che la mia è più bella. Cosa ci fatto? Cosa ci abbiamo fatto qua che io non ho? Le gomme sarà. La mia va di più. No? Boh. Dovrebbero essere uguali. Sbagliato, vuole dire. No, dai, davvero. Ma no, fanne una bene. Ma perché nessuno vuole andare sfognato? È bellissimo sfognato. Ah, è vero, la Toyota, è vero. Dai, gliela faccio vedere dopo, Sharder. Devo uscire fuori, aspetta, dai, facciamo vedere la Toyotina, è vero. Devi ricordarmelo prima, amico mio, dai che lo facciamo vedere. Ciao amici di Twitch. Me l'aveva detto 5 minuti fa, però. Ormai è andata nel dimenticatoio. Allora, garage. Vediamo che è una di quelle che ho selezionato da poco, eh. Vediamo. Questa, no. Toyota. L'ho selezionata da poco. Dovrebbe essere tra queste. Sarà questa? Esatto, lo sapevo io. Guarda che bella. Questa è sua. Questa è sua, Sharder. Non c'entriamo niente noi. Questa è la sua che si è fatta per lui. Però gli ho detto se mi fa anche a me con la 17. Ma che bella. Marco Drums Games. Dici? Il resto è fatta bene. Anche uguale o un po' diversa, insomma. Magari invece di rossa blu. Col mio Marco Games. Bella così, eh. Guarda dietro. Anche lì. Proprio bella, 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 bella. Va lì il chattering. Che va tutta è bellissima, eh? Sharder è veramente il maestro del livree. Mastro livreatore. Va lì parcheggiata quando vai a mangiare la pizza, eh? Bella, eh? Bella anche questa, sì. Proprio bella, Sharder, bravo, bravo. Stupenda, anche il nero, rosso. Sì, sì, sì. Fa di quegli gli abbinamenti. Fantastici. Abbinamenti di colori fantastici, Sharder, sì. Andiamo qua. Vai in montagna. Vedi? Proprio. Anche gli adesivi che mette nel posto giusto. Belli, belli. Non stonano, stanno bene, stanno bene. Adesso andiamo a far vedere gli amici, però, anche la tua. Bella, Sharder, grande. E facciamo vedere quella di Carla, che comunque l'hai fatta sempre tu. Quindi guardate nel Escapes, guardate che bella, eh? Rosa Bragali, bisogna mettergli, Sharder, bisogna mettergli il numero però qua, eh? Vedi di fianco Bragali come hai fatto tu, amore, il 12, lascia stare bisognerebbe mettergli il 12, amico mio, ecco che comincia a fare le fotografie ragazzi, non la finiamo più, andiamo, no, ma è non la finiamo più. Due cosine. Bella di sera. Ma c'è sempre
i fari accesi e farti la foto mi sa che non viene bene. Qua con il giro bene. È bellissima, ragazzi, eh? Bellissima proprio. Adesso andiamo a correre. Guarda, guardate qua. Oh, guarda che bella qui. Pirelli, Logitech. Bella, bella, bella. Ah, ok. Ci sarebbe da Dio, eh? Non so neanche se avevi messo Bragali 12 sotto il cupolone dietro. No, No, questa questa no, no, quella erano qua è le l'altra, altre. la Esatto. Beetle. Ah, la Beetle l'hai fatto. Anche questa sotto il cupolone lì o La dietro. Beetle Ci è starebbe bene grande. Bragali. Sì, vanno riviste un po' anche queste qui, eh. La Giusto due Beetle è cose, grande. grandissimo. Però sono bellissime, bellissime. Bellissime. Stava girando, potevi Ah, beh, lasciarla. facciamo vedere. Che problema c'è? Basta dirlo. Guarda. Ok, tra l'altro il tubo di scarico lì davanti, qualcosa. Il problema è che poi fa vedere anche dentro. Guarda lì, Michelin Pilot, bello, grandissimo. Vedi, Red Bull. E qua non ha messo Anche le qui bisognerebbe sarde. mettere qualche Sharder Design e anche il nome di Carla davanti. Bragali 12, anche qua dietro, vedi, Sharder, o sotto l'alettone o lì da qualche parte, lì Sotto togliendo qualche. l'alettone ci sta Schneider Design. Sotto l'alettone Sharder e Bragali messo in dritto. Anche di fianco ci sta. Sì, dai, questa qua Però poi la qua, rivede. sì, qua non ha messo, non aveva messo ancora i nomi. No, qui l'ha fatto con la mia. L'ha fatta con la mia, ragazzi. Guardate, vi faccio vedere la mia che è fantastica. Guarda. Il suo Sharder è lì di fianco. Sharder dietro. Marco Drums l'ha messo sull'alettone, Marco Drums Games lì che si sta da Dio, benissimo, e Marco Drums in grande, vedi? Sì, ok, andiamo a prendere quella di Carla ed andiamo a correre. Oh, faccio un po' di casini. Ok, perfect job. Allora, ma per scaricarsi le livree bisogna andare qua. Guarda, Frank. Ti faccio vedere, allora, GT Auto, tu vai, allora, prima di tutto devi selezionare nel garage la macchina che vuoi scaricare la livrea, GT Auto, questo qui, personalizzazione auto, ok? Ti faccio vedere proprio il percorso giusto, vai sull'ultimo che è carica stile, vai su ricerca contenuti, qui se vuoi cercare una parola chiave, oppure fai ricerca e ti trovi tutte le macchine, vedi? Io adesso quella di Carla non la cambio, ma ti faccio vedere. Ti faccio un esempio. Tu dici, va che bella questa gialla. Schiacci X. Lui la scarica, te la fa vedere. Ok? Vedi? Quando fai applica stile, devi spendere i soldi se hanno fatto delle cose Un particolari. 4.000 pochino. per dire per questa. Se no, se fai cerchio, ti riporta la tua macchina normale. Se fai X, compri lo stile. A volte sono anche gratuite. Per due gare ci sono. Ok, ho finito per due gare ci sono. Hai finito adesso? Dai, allora Gioco si con lui. può. No, Ma mo. gioco stasera, non c'è problema. No, non so se stasera facciamo. Fai un Nürburgring. Non si voglia di fare un Nürburgerino? Vai. Vabbè, allora fa. Niente, niente, Niente. fra. Allora, aspetta, aspetta, fa un Nürburgerino con i cosi. Poi arrivo io con te, Sharder, No, devo facciamo. fare la cosa lì, la... come si chiama? Monza? Monza, fai Monza. Monza, dai, il Nürburgerino un po' impegnativo per oggi, è stanca. Vero, quando uno è stanco fa fatica anche a correre, eh? Ad alti livelli. Ti ricordi Monza? Terza, terza, eh? Te la ricordo io un po', dai. 150 si frena. Se vuole metto Monza. Sharder, è stanca, giochiamo io, frena, frena. Giochiamo io e te. Poi sta qua di fianco, né, amo? Stai qui di fianco a noi. Sta qua di fianco, ma è stanca, ha lavorato oggi. C'ho gli occhi che mi piacciono un casino, non Oh, che burdel! Giochiamo. ho fatto niente. No, non è stata lei. Stavolta no. Non ho Attenta, fatto attenta, amore, non niente. sei sul prato. Vabbè, lui lasciava Vabbè, sul prato a 180 all'ora non è proprio il massimo, te lo dico sinceramente. 150 si frena, eh? A 300. Porca loca, mo'. Aspetta, cioè qua È è arrivata calo Carla, raga. Frena, frena. È comparato. arrivata Carla, raga. Subito, cioè, Frena, non frena, 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 frena. Non hai toccato il freno, mo. Devi frenare. frena. Non andare senza frenare, senza accelerare. Cioè, ormai Frena. sono i motori
frena. Sì, dai, vai, frena, mo. Terza, frena. Terza, buona. Tieni. No. Vai, vai, vai. Persone. Frena. Sì, 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 sì. Di frenare un po' prima, amo. Facciamo la prossima volta, Carlo. Grazie, davvero. È stanca. Comunque prepara la gara. Se vuoi fare anche Spa-Francorchamps, ci sta, Charder. È bella, bella la tua livrea. Bella la livrea. Essendo anche la tua, puoi mettere anche frena. Il tuo, no? Tira. È bella. Poi c'è il colore del Flamengo, Brasil, Milan. Sì. Non è che gioco, non è che parti Pumino, ma... Sì, sì, sì. Flamengo brasiliano. Flamengo brasiliano, bravo. Sì. Molto bello. È vero, è vero, è vero. Comincia a fare la stanza se vuoi, che finita questa arrivo, E facciamo una barra due, dopo vediamo col tempo, perché devo anche andare a fare la grigliata, ragazzi, sennò poi mi viene una grigliata veloce e stasera non riusciamo alle 9 a fare l'altra live, Che non so, amici e amiche, se la facciamo con Gran Turismo, ancora giochiamo tutti noi, o con Warzone o Call of Duty col mitico Morris e gli amici, della banda del Call of Duty, quindi dopo vediamo un attimo, perché oggi non è... frena. Ok, bravissimo. Attenzione, no, così gas. No, no, a metà non devi dare gas. Grazie. Ti ha tirato dritto lui, ringrazialo perché l'hai fatto girare. No, quella lì non devi dare gas, devi star ferma. Fare la seconda, quella sinistra e poi dai gas. Quando esci su quasi sul dritto. Adesso qua 150 a sinistra. Sì. Frena. Sì, oggi è stanca, raga, ha lavorato, quindi insomma. Però sì, è migliorata, migliora sempre. Poi ogni tanto fa anche il farming, perché così compriamo le macchine. Terza, allora, poi frena. Testa e gas. Perché li faccio fuori tutti. Sì, no, il farming li fa fuori tutti, raga. Il frena, farming frena. È come... Gira, gas. Tokyo, Tokyo Express. Destruction Derby, cacchio. Te li butta fuori tutti, raga. Già avete visto me prima quando ho farmato. Immaginatevi Carla sulla Tomo che può buttare fuori tutti. È un delirio, si diverte un casino. Frena. Se non te lo dicevo, amore, andavi dritta, proprio dritta. E vabbè, raga, è stanca, troppo stanca, sì perché boh, è bellissimo. Adesso c'è la parabolichina, stai sulla sinistra, no, sulla destra, e poi frena da quarta, e quando raggiungi il cordolo dai gas. Bella, raga, una bella canzoncella su come fare la parabolica di Monza. Beh, dai, sei stata brava comunque. Bravissima. Cambia l'inizio qua, che cosa succede? Sì, vediamo il bordello iniziale, che qua è stato un delirio. Normali, ragazzi, non vi paga nulla, ma non dà proprio nulla. 3.000, state qui 3 anni per comprare la macchina. Vediamo un attimo cosa è successo all'inizio. E adesso vai. Aspetta un attimino che vediamo qui cosa è successo, guarda. La bianca si è girata. Oh, io sono spinto. No, non sei cassata, colpa tua. Vediamo la bianca. Eccola qua. Ciao, buonanotte, mamma. Guarda, vedi la bianca? È la bianca. Aspetta. È questa, va. Eccola qua. È la bianca, Sì, guarda. Ma che bordello, boom, boom. E però quello lì l'ha tirata dritta, Questo è così, la distruzione.
Sì, per quello che non l'hanno fatta. Va bene, amore mio, bravissima, sei stata brava, dai, tata. Stasera poi che ora entri? Stasera facciamo le 9, ma adesso ne facciamo giusto una, ragazzi, perché devo fare la griglia, devo accendere la griglia fuori, eh. Sì, sono già le 6, ma... E poi devi anche prepararmi la carne? Vado a prepararmi. Con l'unguento così posso... Unguentare. Unguentare. Hai fatto la lobby, grandissimo Sharder? Allora, visto che tu non hai la cosa, giochiamo con la BRZ. C'è anche Monster. Monster, mi senti? Stai studiando? Perché voleva fare una ha comprato apposta la macchina, Monster. Dai, vieni. Ok, amore mio. E vai a parlare con la mamma, vai di lì, dai. Sì, ci vediamo più tardi. Olly è qui con me, eh? Olly sta qua. Aeroplano, che ti ne fai? Lontano da me, chissà cosa vedrai. Ciao amore. Saluta tutti gli amici. Saluta tutti. Ciao a tutti. Ci vediamo più tardi. A dopo. Ciao. Ciao amore mio. Sì, chiudimi la porta perché sennò poi urli. Ah, Monzina, ci sta. Monster, ci sei ancora? Non ce l'hai tutte il mouse? Ok. Io non ho modo di sentire Monster e non mi risponde se c'è. Se ci sei, Monster, ciao Carla, grandissimo. Amore, riesci a chiudere perché qua ha riaperto tutto Carlo, il cane. Ti aspettate adesso, finito, accendo lì. Assolutamente sì, intanto facciamo qualche giro, Monster. No, ma ho sbagliato la macchina. Dai, va bene tutto, ma... devo prendere la mia, no? Sharder Design. Cambia auto. No, ma è la mia. Oh, allora. No. Ok ragazzi, dai. Dai amici e amiche di Twitch, facciamo una bella garetta, il mouse è andato. Bella lì Monster, ti aspettiamo. Intanto stiamo scorricchiando un po'. Tanto ne facciamo una, Monster, quindi non facciamo un po' di giri così per provare. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti raga. Assolutamente sì, stiamo correndo tutti con la BRZ, Monster, così siamo tutti più o meno, anche se la mia aveva 10 cavalli meno di quella di Carla, ma non fa niente, non so perché. Tanto lo sai che qui si corre per divertimento, quindi... giro buono, 150. Caspiterina,
Caspiterina, sono abituato a quell'altra bestia, alla Mazda adesso. Bisogna fare qualche giro per ambientarsi. Sembra una stupidata, ragazzi, ma non lo è. Quando ti abitui a una macchina, ma perché va così? Vado malissimo, raga. Non mi sto trovando con la BRZ, non mi sto trovando, ragazzi. Ecco le Mythico Monster. Scusa Sharder. Scusa mio amico, non volevo venirti addosso. Non mi ci sto trovando più con la Subaru, che fino a ieri era la mia macchina preferita. Incredibile. Vabbè, ma ti ho dato anche un puntello, ti ho dato una spintina. Ok, amo. Ciao amici e amiche di Twitch, ti ricordi cosa ha scritto, amore? Questa qui? Ah, dovrebbe averne 700 qualcosa? 770? Non ho capito per quale motivo io oggi non riesco a fare. Non riesco a capire perché quale motivo non riesco a fare la sta cavolo di Monza. No, 821 solo. Ah, grande, grande Kevin. 821. Ciao Kevin. 821, bravissimo Kevin, grande, è vero. 825 è quella di Carla, tra l'altro, chissà perché. 70. Ciao Kevin. Grandissimo Kevin. Ma sei serio, amore? Dai, dai una mano, poverino. Dai! Dai, guarda! Si incastra sulla porta, povero gatto. Che scena, raga. C'era il gatto, la mina che si è incastrata dentro nella copertina e stava portando giù la copertina. Bisogna entrare un po' in sintonia con Monza. Tu tira su bar. Allora no, bra. Poco, qualche impostazione, a parte
Perché? Non mi ha dato il tempo, cioè nemmeno di quello. Il 39.055. Non ho neanche sbagliato. Sì, facciamo sta garetta. Bella ragazzi, mitici! Ciao amici di Twitch, benvenuti raga! Buona domenica a tutti, buon primo maggio, festa dei lavoratori raga, soprattutto per chi ha lavorato. Parabolica fatta un po' briz. Dai, facciamo uno, massimo due giri, poi partiamo con la gara, raga. Stasera ragazzi ci vediamo alle 9 all'incirca e non so che cosa portiamo, se portiamo il Call of Duty. Dai ragazzi, finiamo questo giro e partiamo con la gara, vi sentite raga?
Mezz'ora ci ho messo a fare quella curva lì, la scari. Bah. Harder Monster, facciamo questo e basta? Ultimo giro? Cosa vuol dire? Ma io ho fatto 1.39.055, non so perché non me l'ha dato buono. Non ho capito cosa... No, facciamo la gara, raga, perché poi mi diventa troppo tardi fare la grigliata, eh? Dopo non riesco a essere presente alle 9 e neanche alle 9 e mezza. Bravo Shard, bella lì, grande Monster. Ho fatto 1.39.055, ma non so perché non me l'ha data. Comunque bravo, bravo. Magari non te l'ha dato buono perché sei partito al box. Può anche essere, perché sinceramente era il primo, né? Era quello più fico di tutti. Ma sì, ma chi se ne frega? Nel senso, qua non si frega niente a nessuno. L'importante è divertirsi. Ah, Shard era corso non con la BRZ, con la... Grazie, grazie Monster. Dai, dai, dai. La più pulita possibile. Oh! Alla prima è sempre... tirata lunga, raga, dai, sbagliare anche la marcia, Marco. Ciao amici di Twitch, amiche di Twitch, stiamo facendo una garetta 5 giri a Monza con le Subaru GR3. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, grandissimi! Marco Drums Games, stiamo giocando online.
cazzarola, cioè, ma dai, sei serio? L'ho cannata proprio tanto, eh. Madonna, l'online, raga, è qualcosa di assurdo. Questa BRZ mi sembra un po' assettata, amico mio, eh. L'hai assettata un po'? Va troppo veloce. No, non frena sta macchina, non ho capito per quale motivo oggi a 150 non mi frena, vabbè. Cioè, ma perché oggi non frena? Non frena un cavolo sta macchina oggi. Non va bene niente. Insomma ragazzi, amici miei, è dura sta gara, è dura, tutta è rimonta e penso già che ce l'ha fatta il grandissimo Monster a vincerla. Qui doveva essere già in quinta. Non ho capito ragazzi perché non riesco più a tenere in strada sta macchina. Ho corso tutto il pomeriggio con la Mazda e probabilmente quella Mazda lì mi ha buttato tutto il setting della Subaru. Cioè io di solito sono sul 37-36 a Monza. Ciao raga, benvenuti ragazzi.
Ciao amici di Twitch, grandissimi amici e amiche, bravi, 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 benvenuti, benvenuti cari Marco Trust. Noi adesso finiamo qui la live, ma ci vediamo stasera alle 9, amici, eh. No, ha vinto Monster, ragazzi, no, grandissimo Monster, veritata la tua vittoria, non ci sto, è come quella volta, non so chi ha vinto su un podio di Formula 1, è andato su e ha detto, no, ragazzi, ha vinto Monster, ha vinto il grandissimo Monster, meritata, Monster, non devi fare queste cose, hai vinto tu, amico mio, bravo Monster. Bello, grande, grazie per aver rispettato lo youtuber che sono io, ma hai vinto tu. Allora, guarda, non so dirti per quale motivo non vado una sega, perché di solito a Monza vado anche di più, però è stata una bella gara, l'importante è divertirsi, raga. Sì, Sharder mi ha tamponato un po', però non è stata quella, è che non riuscivo a fare le due, come si chiamano, la prima e la seconda variante, vero? No, la prima e la seconda... Boh, non me lo ricordo. Vabbè, avete capito, quella è la terza. Quella è la terza. Non riuscivo a farla, ragazzi. Dai. Sei stato bravissimo, ragazzi. Non ho vinto io. Ha vinto Monster. Anch'io a volte parto in quarta. Quindi riesco a capire la tua frustrazione. La tua frustrazione di essere partito a merda, però hai vinto, quindi sei stato molto molto bravo, molto bravo. Va bene ragazzi, le macchine le abbiamo comprate tutte, vado a fare la grigliata perché sono qui altro che alle 9, che continuo a dirvelo, qui arrivano le 11. Grazie a Monster, grazie a Sharder, bellissima gara, grazie a tutti voi che siete stati con me oggi, domenica di primo maggio, festa dei lavoratori, quindi buona festa a tutti ancora, perché c'è la grigliata, c'è da mangiare adesso stasera con gli amici e tutto. Vi aspetto alle 9:30, andiamo avanti a fare un po' di Gran Turismo ancora o un Call of Duty, insomma voi collegatevi al mio canale, e poi dopo vediamo che cosa fare insieme, ok amici miei, statemi bene, buon appetito a tutti, buona cena, c'eravamo cena, né? Pranzo di pomeriggio, cena la sera, sì, e vi saluto un sacco, Marco Drans, Carla, Olli e tutti quanti, ciao Sharder. Vado anch'io. Ciao a tutti, buona continuazione. Ok, a dopo stasera. Ciao, buona cena, buon appetito. Grandissimo Monster. Ciao Sharder, ciao a tutti. Ciao ragazzi, alla prossima. Bella gara.